Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta, sono le 11:59. In primo piano oggi il decreto legge del governo. Il decreto legge, lo ricordiamo, il decreto di agosto, la conferenza stampa ieri del Premier Giuseppe Conte, insomma, che ha spiegato, insomma, questo decreto che era atteso. 100 miliardi sono la somma totale messa sul tavolo dal governo dall'inizio di questa emergenza, somma raggiunta con i 25 miliardi proprio del decreto di agosto. Il Premier ha parlato di un provvedimento in cui si tutelano i lavoratori, si alleggeriscono le scadenze fiscali e si aiuta soprattutto il Sud, ma oggi parleremo anche della caserma invece Serena, un argomento insomma, un po' più locale che però riguarda davvero tutti, perché sono focolai che si sono accesi un po' in tutto il Veneto. Caserma Serena, dove, lo ricordiamo, ci sono 233 migranti positivi, 11 operatori, una situazione che viene monitorata ovviamente costantemente dagli operatori sanitari, non solo, ma insomma un presidio di forze dell'ordine che si trova all'esterno della caserma 24 ore su 24. Poi sentiremo anche la preoccupazione, la paura dei cittadini, insomma, per questa situazione. E prima di presentarvi gli ospiti che abbiamo su Skype, sentiamo proprio le prime parole del Premier Conte proprio su questo decreto agosto. Il Sud, qui poi lascerò la parola al Ministro Provenzano, abbiamo veramente realizzato un intervento di portata storica. A partire dal 1 ottobre le aziende del Sud potranno fruire di una fiscalità di vantaggio, una decontribuzione del 30% su tutti i lavoratori, non solo sui neoassunti. È un deciso taglio dei contributi da versare per favorire sia le imprese e sia l'occupazione. Ovviamente perché il Sud, conosciamo il deficit di produttività che è nel Sud, conosciamo anche il deficit delle infrastrutture che rende il Sud meno sviluppato, meno efficiente, meno competitivo. Vogliamo quindi che questo gap sia assolutamente recuperato e attenzione, noi non dividiamo l'Italia in due. Dunque, un aiuto per il Sud, lo avete sentito, comunque ne parleremo adesso assieme ai due ospiti che ho in collegamento Skype, Pieranna Zottarelli, che la vedo già sullo schermo, sindaco di Roncade, buongiorno, e il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Buongiorno, buongiorno a tutti e due. Buongiorno, grazie. Dunque, decreto legge, insomma, decreto agosto ormai conosciuto. Avete sentito circa 100 miliardi in totale, ovviamente la somma messa sul tavolo dal governo, e un aiuto abbastanza importante per il Sud. Che cosa pensate? Chi parla per primo? Esatto, questo. Sì, sindaco, va benissimo, il sindaco Zottarelli. Allora, sono importanti tutti gli interventi infrastrutturali previsti, gli incentivi per le infrastrutture, perché ogni nuovo finanziamento che si fa creando debito è necessario abbia anche la sua fonte di finanziamento in modo da coprire questo debito. E quindi quando si mettono in campo con le misure che sono state annunciate con il decreto legge che ha indicato il presidente Conte, degli interventi di scaglionamento, di rateizzazione delle imposte, di sgravi fiscali, ma anche di sostegno alle imprese, questo è fondamentale. Aiuta in un momento critico, ma aiuta anche a far ripartire l'economia, perché appunto i debiti vanno saldati e quindi bisogna creare nuove forme di lavoro, garantire il lavoro esistente, garantire la produzione e la produttività. Quindi tutto ciò che è destinato agli investimenti è sicuramente positivo. Vale per il sud, ma vale anche per il nord, perché non dobbiamo dimenticare che se non teniamo attiva la locomotiva del paese, rischiamo di precipitare tutti quanti. Quindi non ci si deve sbilanciare a favore degli uni a scapito di altri. E Ecco, di qui sindaco. torna sempre. Ecco, sindaco, mi scusi, il fatto appunto che invece, insomma, dice gli aiuti, insomma, per il Sud sono maggiori, c'è qualcuno che dice, insomma, non va bene, non è giusto. Sì.
in effetti lascia delle preoccupazioni, lascia delle perplessità, anche quando si parla di sostegno a comuni in deficit strutturale. Ecco, qui ci sono delle situazioni che a noi un po' qua nel Veneto fanno venire un po' l'orticaria, perché bisogna aiutare i comuni responsabilizzandoli, però chi li amministra deve rendersi conto che non può esserci Pantalone che poi va a saldare i debiti che sono stati lasciati. Occorre invertire il trend, è per questo che noi siamo anche fortemente autonomisti da questo punto di vista, cioè ognuno si assume la responsabilità del proprio territorio, risponde alla propria comunità, investe sulla propria comunità e sa che ogni soldo che riceve dai contribuenti deve essere rendicontato e quindi si deve dimostrare di aver attuato al meglio tutte le politiche che si potevano fare per far crescere il territorio. Sono invece importanti all'interno del decreto tutti quei sostegni che vengono dati anche per rendere le progettazioni più rapide, veloci ad arrivare nella fase dell'esecutività, in modo da poter aprire prima possibile nuovi cantieri e, ripeto, far lavorare le persone, dare al paese le infrastrutture di cui necessita e rendere le nostre imprese sempre più competitive anche rispetto all'estero. Sindaco Zoggia, lei che cosa pensa invece? Ma diciamo che 100 miliardi sono veramente tanto. Io sono confidente, però come saranno questi soldi, questa enorme cifra? Perché quando il Premier dice non vogliamo spaccare l'Italia in due, però dopo qualche minuto dice i soldi li diamo più al sud per aiutare più del sud, c'è qualcosa che non mi quadra. Perché, a parte quello che diceva la collega, bisogna dare pari dignità giustamente a tutte le imprese, ma se il Nord è sempre stato quello che in qualche modo ha tirato la caretta con le nostre aziende, quindi quello che si deve fare, certamente si devono aiutare anche le aziende del Sud, però se non aiutiamo le aziende del Nord e le facciamo morire aiutandole, tra l'altro il Nord è stato colpito molto duramente, molto più duramente del sud per quanto riguarda il Covid, quindi secondo me c'è qualcosa che non va e mi sa che i provvedimenti futuri avranno più tenderanno più a soddisfare il sud, perché certi partiti magari il sud prendono più voti che il nord, eccetera. Quindi non mi convince questa cosa, proprio non mi convince assolutamente. Ecco, sulle misure fiscali, sindaco, si parla di un alleggerimento delle misure fiscali. No, beh, le misure fiscali certamente fanno bene all'economia, la sospensione far pagare a rate le imposte va benissimo, però anche qua io non ho visto ancora bene il decreto, però credo che gli interventi e gli aiuti per quanto riguarda i comuni, che noi siamo in prima linea con i nostri cittadini, mi sembra che siano rimasti quelli che avevano promesso allora, non ho visto che vengano aumentati, quindi noi abbiamo tutti i comuni, credo del nord o del sud, siamo veramente in difficoltà, soprattutto io parlo ovviamente di comuni turistici come Jesolo, in cui certe entrate, ne cito solo una che è l'imposta di soggiorno, non c'è, oppure se c'è c'è in parte minima, e quindi siamo veramente in difficoltà, anche perché le famiglie che vengono anche da noi, che sono in difficoltà, a Jesolo sono più che raddoppiate rispetto allo storicità degli anni prima. Quindi bisogna aiutare anche i comuni e bisogna aiutare anche le società partecipate dei trasporti, che sono un grosso problema, ma tante altre. Quindi vediamo nel dettaglio cosa dirà questo decreto, perché bisogna studiarselo bene, però diciamo c'è qualcosa che non mi quadra. Ecco, Sindaco Zottarelli, si aspettava qualcosa di diverso oppure si aspettava questo? Oddio, convergo con il collega Valerio Zoggia, non è che ci aspettassimo, viste anche le misure precedentemente adottate, qualcosa di diverso, magari qualcosa di più sì, perché convengo che sono fortemente sbilanciati verso un Sud Italia che storicamente ha un tipo di politiche assistenziali che li hanno condizionati e li hanno anche, e che sono state anche fonte di discussioni già negli anni scorsi, proprio perché c'è questa differenza di trattamento
tra regioni che fanno da locomotiva e versano molto più alle casse dello Stato rispetto ad altre, si vedono ritornare molto meno rispetto ad altre. Occorre rendere tutti responsabili di ciò che ricevono, ma anche metterli nelle condizioni di essere autonomi nel produrre queste risorse. E il Nord, in questo senso penalizzato da Covid più del Sud, avrebbe avuto necessità di un intervento maggiore, proprio perché fa da traino. E quindi l'interesse generale italiano sarebbe stato, a mio avviso, maggiormente tutelato. Quello che però mi ha lasciato perplessa in modo particolare è questo arrivo di risorse così scaglionate, che sembra vengano non con una visione generale, una programmazione complessiva, che quindi consenta anche ad amministratori del territorio e a imprese di poter programmare a medio e lungo termine. Sono a rate anche queste, arrivano a colpetti e quindi uno si deve attrezzare man mano che giungono e man mano soprattutto che si ha contezza dell'esatto ammontare delle risorse. Perché anche qui abbiamo le cifre generali, ma come sono ripartite, come ci verranno consegnate anche in termini di ristoro, per esempio, di minore entrate o delle spese che andremo a sostenere per il trasporto scolastico, per fare un esempio, noi non lo sappiamo ancora. Abbiamo le cifre globali, ma non sappiamo come verremo sentiti come comuni per dare i dati circa i costi che abbiamo sostenuto, che dovremmo sostenere, e quindi c'è sempre l'incertezza di fondo di capire quanto materialmente entrerà in cassa. E noi siamo abituati a spendere i soldi quando sappiamo esattamente quanti sono e per cosa possiamo destinarli. Ecco, questa incertezza è qualcosa di negativo. Un decreto al mese non è che aiuti, bisognerebbe avere il senso di dove si va a parare e di quanto effettivamente si può disporre. Sindaco Zoggia, ovviamente questa questione poi del Sud farà tornare un po' la polemica, si torna ovviamente a parlare, non se n'è mai smesso, ma si torna ancora in maniera più forte a parlare di autonomia. Certo, produrrà l'effetto contrario di quello che ha detto il Premier Conte, che non vuole spaccare l'Italia in due, ma così la spaccherà ancora di più. Diciamo, è un controsenso non aiutare le uniche imprese che funzionano prevalentemente, ovviamente, che sono quelle del nord, e quali sono le uniche che potranno garantire e creare, se aiutate, di nuovi posti di lavoro, e quindi dando una dignità ai lavoratori, non con reddito di cittadinanza che non hanno, percepiranno per alcuni mesi, però dopo, quando sono finiti questi soldi, cosa si fa? Dove li troviamo gli altri fra un anno, quando finiranno? Invece, aiutando le imprese a risorgere, a crescere e continuare a essere competitivi sul mercato globale che abbiamo adesso, internazionale, quindi questo vuol dire avere una continuità con i posti di lavoro, e lasciando anche i dipendenti, le persone che lavorano e collaborano, un certo senso del dovere e quindi una dignità. Altrimenti andiamo veramente verso la strada non giusta. E diciamo, l'autonomia, vedo in alto allo schermo che giorni di attesa sono 1021, io ho paura che di questo passo andremo molto molto più avanti con quel numero, perché purtroppo se ne parla ogni tanto, cioè ne parliamo noi veneti, ma anche il nord, Lombardia, eccetera, però non vedo che questo esecutivo voglia affrontare più di tanto questo problema, che è veramente un problema di dignità tra persone, tra cittadini di una stessa Italia. Dunque, se la regia magari riesce, potremmo guardare insieme quello che ha detto il Premier Conte per quanto riguarda le misure fiscali, che cosa insomma hanno deciso di far slittare, che cosa cambierà, parla anche della cassa integrazione. Se la regia ce lo manda in onda, così lo commentiamo un attimo, poi invece parleremo anche ovviamente della caserma Serena, altro insomma argomento caldo di questi giorni. Illustro brevissimamente le misure del decreto legge cosiddetto agosto, così l'avete chiamato ormai, anche lo chiamano i giornalisti. Sono misure significative, ringrazio tutti i ministri, adesso poi lo illustreranno nel dettaglio, per il grande contributo, i capi delegazione, le forze di maggioranza, per il proficuo confronto, per il prezioso lavoro svolto. Con queste nuove misure arriviamo a interventi per l'economia per un totale di 100 miliardi di euro.
Sono queste le somme sin qui stanziate dal governo. È un provvedimento con cui principalmente tuteliamo l'occupazione, sosteniamo i lavoratori, ovviamente le imprese, alleggeriamo anche le scadenze fiscali per cittadini e imprese, aiutiamo anche le regioni, aiutiamo gli enti locali e il Sud. Molte misure fiscali. Rinviamo il versamento del saldo delle varie tasse IRPEF, IRES e IRAP per tutte le partite IVA. Lo rinviamo ad aprile 2021, è veramente un grande e significativo intervento. Prevediamo la rateizzazione delle imposte dei vari contributi e esoneriamo dal pagamento della TOSAP, la tassa sull'occupazione del suolo pubblico, per tutto il 2020. Prevediamo l'abolizione della seconda rata IMU per teatri, alberghi, cinema, a beneficio dei gestori di queste attività. Proroghiamo una moratoria per quanto riguarda prestiti e mutui sino a tutto il 31 gennaio 2021. Cospicue anche le misure e gli interventi in materia di rapporti di lavoro per un totale di 12 miliardi di euro. Ci saranno altre 18 settimane di cassa integrazione, ma per incentivare la ripresa abbiamo adottato anche un nuovo intervento che offre un grave vantaggio per gli imprenditori che richiamano in azienda a lavorare i lavoratori. 4 mesi di sgravi contributivi al 100%. Quindi fino a quando si continuerà a usufruire dei trattamenti di cassa integrazione e degli sgravi, ovviamente non ci saranno licenziamenti. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Dunque, avete sentito le parole del Premier Conte sugli sgravi fiscali. Zottarelli, che cosa pensa? Ho sentito anche, insomma, diceva aiuti per gli enti locali, sostegno per gli enti locali. Sì, dicevo che conosciuti prima avrebbero sortito sicuramente degli effetti migliori, cioè se fossero stati pensati nei decreti precedenti, e quindi sottolineo questo fatto di arrivare ad avere le notizie proprio a scadenze già ormai magari pagate dai contribuenti. Sarebbe meglio saperlo prima, ecco, che ci sono queste possibilità di avere effettivamente le rateizzazioni e il rinvio delle scadenze, che comunque rimane un fatto positivo perché fa respirare i contribuenti medesimi, in quanto particolare le imprese, in questa fase piuttosto delicata. Dopodiché è importante riversare risorse sugli investimenti in modo da far ripartire il lavoro e dare la possibilità di pagare, perché stiamo facendo manovre in deficit e quindi bisogna che reperiamo anche le risorse poi per non lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti un debito eccessivamente gravoso sulle spalle. E dunque bene anche tutte le misure che servono agli enti locali per poter continuare le loro programmazioni dei lavori pubblici e poter continuare quindi a rispondere alle esigenze precise del territorio, delle imprese del territorio, e garantire posti di lavoro in continuità e anche nuovi posti di lavoro. Sindaco Zoggia. Beh, diciamo bellissime parole del nostro Premier, però i fatti andremo a verificarli di persona, anche perché il mio comune, io vi cito solo qualche numero, per esempio per l'IMU, che c'è stato il primo acconto entro il 30 giugno, più di qualcuno non è riuscito a pagare, parlo soprattutto commercianti, artigiani, qualche albergo, eccetera. Da quello che è stato il gettito che è stato versato, ovviamente inferiore abbastanza rispetto a quello che dovevano pagare tutti quanti, lo Stato si è prelevato interamente la sua quota, quindi il gap, la differenza è stata tutta a carico del comune, dei comuni, e quindi parole belle, però di fatto il buco ce lo troviamo noi. La cosa che ci avevamo già pensato noi come comune è di esonerarlo fino al 31 dicembre 2020, perché ovviamente i commercianti, prevalentemente è a carico dei commercianti l'occupazione di spazi pubblici, se non lavorano, se le attività sono chiuse, è inutile far pagare la cosa, poi non ce la fanno, non la pagano tra l'altro, salvo qualcuno. Quindi bellissime parole, la moratoria sui mutui c'era già,
quindi magari speriamo che sia stata semplificata la procedura perché alcune banche non le riconoscevano a tutti, speriamo che siano agevolate. E per quanto riguarda la cassa integrazione prorogata di altri 4 mesi e mezzo, va bene, questo lo trovo un provvedimento corretto, però ritorno a ripetere quello che dicevo prima, che se non aiutiamo le imprese, quindi a mantenere queste persone quando finirà la cassa integrazione, questi posti di lavoro, e soprattutto assumere nuove persone per rendere più competitive a livello globale le nostre imprese, è uno Stato, un paese che è destinato a finire male. Sindaco, invece altro argomento, insomma, che è al centro dell'attenzione ovviamente non solo nel Trevigiano ma in tutto il Veneto, sono tutti questi focolai, insomma, che si sono accesi negli ultimi periodi. Parliamo anche delle persone che sono andate all'estero e sono tornate. Insomma, a Padova lo abbiamo visto con le due ragazze che sono tornate da un viaggio premio della maturità. Portando purtroppo il coronavirus positive, non solo, questi sono uno dei casi, e la caserma Serena invece è un grosso focolaio che riguarda Treviso, non solo ovviamente, con, lo ricordiamo, 233 migranti positivi, 11 operatori positivi, una situazione comunque difficile da gestire. E Sindaco Zoggia, lei oltretutto, insomma, purtroppo anche nel suo comune ha avuto un problema, insomma, simile che si sta risolvendo. Ma diciamo, speriamo si stia risolvendo perché non ho notizie certe. Certamente i numeri della caserma Serena sono 3 volte più ampi di quelli che avevamo a Jesolo, perché a Jesolo siamo partiti con 43 positivi, poi ci sono stati altri 12 casi, quindi arriviamo un po' oltre i 50. Qua parliamo di numeri 2 volte, 3 volte più alti. Ma Certo. diciamo che direi che in questa fase. Ma direi che a livello veneto stiamo rispondendo abbastanza bene. L'importante è quando si individuano dei casi, ovviamente nel caso della Croce Rossa di Jesolo e della caserma Serena, certamente c'è stato qualcosa che non ha funzionato a livello organizzativo interno. Io parlo soprattutto della Croce Rossa, infatti ho chiesto anche il commissariamento della struttura, che poi è stato confermato da una visita che è stata fatta pochi giorni fa, sia dall'ASL competente, l'ASL 4, ma anche su indicazione dello stesso prefetto Zappalorto. E quindi hanno constatato che le procedure interne da far rispettare per i protocolli sanitari non venivano rispettati. E quindi diciamo che l'importante, per tornare sull'argomento principale, è poter intervenire subito e isolare questi casi in modo che non si dilagano più di tanto. Ma direi che ci stiamo riuscendo. Perché i focolai si accendono di qua e di là, sono tanti. Io mi riferisco all'altro caso che abbiamo avuto a Jesolo, che è stato subito, c'è stato subito l'intervento dell'ASL, che è quello di quel ristorante, con 4 componenti di una cucina che erano positivi, ma subito sono intervenuti, hanno fatto tampone a tutto gli altri personale dipendente, non di cucina, oltre ovviamente quello di cucina, ai titolari, gli ultimi clienti che sono stati presenti negli ultimi giorni, quindi è stato fatto un bel lavoro, sta di fatto che adesso il ristorante è a posto, non ci sono più problemi. Alla Croce Rossa il problema c'è perché ci sono ancora una parte, sono ancora dentro. Ecco, sindaco, c'era, se non sbaglio, l'ipotesi di trasferimento anche di questi ultimi immigrati. Diciamo che il signor prefetto ha detto che ha intenzione di trasferirli, ovviamente per trasferirli in un altro posto deve trovare il posto e quindi non è facile all'interno della provincia di Venezia trovare qualcuno che dia dei posti disponibili, alberghi, eccetera. Lo so che è stato interessato anche l'esercito italiano per vedere se qualche caserma, però ad oggi non ha avuto risposte positive, quindi fintanto che non vengono trasferiti. La paura, tra virgolette, c'è ancora perché ci sono ancora dei positivi all'interno. Dei 12 ultimi, diciamo, 5 sono ormai negativi, però 7 sono ancora positivi. Vuol dire che il virus all'interno della Croce Rossa sta ancora girando e quindi finché non viene in qualche modo risolto questo problema, la paura c'è. Tra l'altro, sindaco, appunto, in una stagione che è insomma già difficile di per sé per tutto quello che è accaduto, questo sicuramente non è proprio un altro, insomma, colpo
non indifferente. Bravissima, anche perché per quanto riferiscono la situazione albergatori, a seguito degli articoli di media che si sono mossi, eccetera, ovviamente devono aggiornare la gente, ci sono state disdette per circa il 10% delle prenotazioni che erano già arrivate e quindi già le prenotazioni sono basse, già è una stagione non difficile, difficilissima, gli stranieri fanno fatica ad arrivare, eccetera, gli italiani giustamente, quindi qualcuno ha paura, eccetera. Proprio di questa mattina una persona che conosco della provincia di Treviso che mi ha chiamato e ha detto: "Ma Jesolo, posso venire in vacanza? Non è che ci sia il coronavirus che Certo. gira." Ovviamente l'ho assicurato che è tutto a posto. La preoccupazione è tanta, Sindaco Zottarelli, insomma, situazione ovviamente diversa lì a Roncade, ma insomma la preoccupazione c'è anche da voi in ogni caso. Sì, sicuramente l'attenzione è e rimane alta e resterà tale anche nei prossimi mesi, anche perché ricollegandoci ai discorsi che ci faceva poc'anzi in ambito economico, non possiamo permetterci chiusure. La situazione è stata molto difficile e molto pesante. Se già come comuni abbiamo adottato con congruo anticipo delle misure di sostegno per le attività produttive, a maggior ragione vogliamo che questi possano adesso riprendere il loro lavoro senza rischiare nuove chiusure causate da qualche situazione di sciagura con qualcuno che non rispetta le misure di precauzione e quindi contagia. Il rischio maggiore si ha con chi è asintomatico, per cui è fondamentale mantenere il distanziamento sociale, l'utilizzo corretto peraltro della mascherina, perché tanti la indossano ma non coprono bocca e naso Certo. contestualmente, e quindi insomma si rischia di più. Ci vuole molta attenzione, molta cura da parte di tutti per la salute propria e altrui, e quindi diciamo la situazione rimane sotto controllo anche perché c'è una forte vigilanza in questo senso. Ecco. Avevamo avuto un caso, una persona però è ricoverata in ospedale sotto attenzione, ma chi seguiva le persone ospitate negli appartamenti lo ha fatto in maniera, noi abbiamo avuto appunto rapporti con la cooperativa Aurin, in maniera ineccepibile, hanno veramente seguito bene tutte le precauzioni che si devono seguire in queste circostanze, quindi i tamponi sono risultati sia per gli ospiti che per gli operatori negativi. Ecco, abbiamo sentito insomma, ieri anche nella conferenza stampa del presidente della regione, Luca Zaia, insomma, diceva preoccupazione anche per insomma, le persone che vanno in ferie all'estero, poi tornando, insomma, il rischio, come poi è accaduto, è che tornino con il virus. Purtroppo la questione dell'estero in molti paesi, lo ricordiamo, la situazione è molto più difficile di quella in Italia, per cui ci sono paesi dove stanno davvero combattendo di nuovo una situazione complicata con tantissimi casi, insomma una situazione difficile, bisogna tenere l'attenzione alta, lo ha ripetuto più volte anche il governatore, soprattutto quando si va anche all'estero, perché insomma mascherina e tutte le precauzioni vanno sempre osservate. Purtroppo questa è una questione che rimarrà. Adesso soprattutto che siamo nel mese di agosto. Zoggia. Sì, diciamo che un'altra paura che abbiamo qua da noi, che ricevo segnalazioni anch'io, è l'arrivo di persone, non so se sono turisti o forse qualcuno viene anche per qualcos'altro di meno positivo, che provengono dai Balcani, quindi Romania, Albania, quei paesi là, eccetera. Perché in teoria le frontiere sono chiuse, ma ho letto anche pochi giorni fa un articolo in cui era citata la preoccupazione che ha il governatore Fedriga della regione Friuli, che dice che ogni notte ci sono diverse persone che passano purtroppo per vie sconosciute alla frontiera e quindi poi vengono nelle nostre città, ovviamente. E quindi una preoccupazione, visto i contagi, tantissimi contagi che ci sono in questo periodo da quelle parti là, quindi è un'altra preoccupazione che si aggiunge ai tanti turisti che arrivano, ma diciamo perché in questo
queste settimane qua il Veneto è quello che ha più contagi d'Italia, ma perché sta arrivando tanta gente. E quindi questo c'è un aspetto positivo, perché vuol dire che in qualche modo la regione attrae turisti, perché siamo più comodi, ma anche perché siamo bravi, tra virgolette. E ovviamente poi più gente arriva è più facile che ci sia qualche contagio, ma ripeto, l'importante è, e noi credo che siamo ormai tutti bravi, intervenire tempestivamente per circoscrivere questi casi. Zottarelli? Sì, la mobilità è indubbiamente aumentata in tutti i territori. Non dobbiamo scoraggiare il turismo, anzi, proprio perché è una fonte di reddito importante per le nostre attività, per le nostre imprese, dobbiamo farlo in assoluta sicurezza però. Quindi sono molto importanti anche i controlli, il senso di responsabilità di ciascuno di noi, ma anche le verifiche puntuali che le misure vengano rispettate correttamente, perché appunto non ci possiamo permettere dei nuovi stop. Con il virus dovremmo imparare a convivere, e lo faremo in maniera efficace, quindi senza penalizzazioni per alcuno, proprio se riusciremo a continuare a seguire con attenzione tutte le misure di precauzione per evitare questa diffusione di contagio che purtroppo si segnala indubbiamente in tutti i territori. Non possiamo sapere sempre qual è l'origine del focolaio, però ci dobbiamo sempre aspettare che questo possa scoppiare, e quindi bisogna mantenere altissima l'attenzione. Un'ultima domanda per entrambi. Il problema, oltretutto adesso anche in autunno, lo diceva anche il governatore Zaia, sarà con l'influenza e il boom poi di accessi, magari richieste non solo all'ospedale ma anche ai medici di base, e la paura insomma delle prime febbri, magari stagionali per l'influenza, che vengono poi scambiate per il Covid. Anche questo sarà un problema non indifferente. Sicuramente dover tenere sotto controllo questa situazione diventa ancora più complicato quando, accanto al possibile ripetersi di situazioni di positività al coronavirus, vi sono le normali influenze. Certo. Chiaro, finché non avremo un vaccino bisognerà fare molta attenzione, bisognerà anche qui accedere in maniera intelligente alle strutture sanitarie senza ingolfarle, e soprattutto senza rischiare di essere ulteriori vettori di contagio. Sindaco Zoggia. Diciamo che è una legittima preoccupazione quella del nostro governatore. Ovviamente appena arriverà l'autunno arriverà anche l'influenza. Credo che quest'anno molte più persone faranno il vaccino anti-influenzale. Secondo me è importante, quindi entro un mese, un paio di mesi, oltre a fare il vaccino, dare la possibilità, e credo che stiamo andando verso questa strada, a tutte le persone che hanno paura o dei dubbi di essere positivi di poter fare tempestivamente il tampone oppure un test rapido che sia abbastanza sicuro. Quindi credo che utilizzare i medici di famiglia, i medici di base, sia sicuramente una buona idea per evitare di riempire i nostri pronti soccorsi, eccetera, le strutture che in alcuni punti, tra cui Jesolo, ci sono. Quindi è fondamentale poter fare questi test e avere delle risposte anche veloci. Non purtroppo il primo periodo ci voleva qualche giorno. Adesso vedo che alcuni casi che abbiamo avuto qua a Jesolo, di controlli, il giorno successivo avevamo già gli esiti, le risposte. Quindi questo secondo me è importante per evitare di creare delle paure, delle tensioni tra le persone. Dunque, se ovviamente siamo arrivati un po' al termine, insomma siamo quasi alla pubblicità, la parola d'ordine ovviamente sarà quella di dare fiducia comunque alle aziende, ai ristoratori, agli albergatori, insomma, perché non ci siano insomma altre possibili chiusure, perché sarebbe davvero una tragedia, e affrontare le cose piano piano e chiedere insomma a tutte le persone di continuare insomma a utilizzare tutti i dispositivi, proprio per evitare poi il diffondersi di contagi, perché abbiamo visto in queste settimane insomma il virus c'è ancora tra noi. L'importante insomma è tenerlo sotto controllo, ed è importante comunque dare sempre una parola di fiducia ovviamente a chi sta lavorando, a tutti i lavoratori, alle aziende, proprio per evitare insomma ulteriori insomma difficoltà
difficoltà oltre a quelle che già ci sono, soprattutto anche nelle zone balneari, nelle zone turistiche, Sindaco. Dunque, sì. Sindaco Zoggio, insomma, bisogna dare questo input di fiducia. Ah, diciamo che la fiducia, pare stamattina ho avuto anch'io un'iniezione di fiducia, perché prima di intervenire qua ho sposato una coppia di austriaci in spiaggia, che si sono conosciuti 10-15 anni fa qua a Jesolo, hanno voluto sposarsi a Jesolo, e gli ho chiesto: ma come mai? Perché noi non abbiamo paura, anche se stavamo con la mascherina, quindi tutti, perché certi titoloni che abbiamo visto in Austria, avendo tanti amici qua a Jesolo, in Italia in genere, abbiamo capito che erano montati ad arte solo per farvi del male, quindi noi vi vogliamo bene e continueremo a venire ancora in vacanza a Jesolo. Quindi questo mi ha dato un po' di coraggio anche per... Bene. Bene, Sindaco, io vi ringrazio, siamo alla pubblicità, quindi vi ringrazio. Ringrazio il Sindaco Pieranna Zottarelli e il Sindaco Valerio Zoggia per essere stati con noi, insomma, aver parlato, insomma, sia del decreto di agosto, sia di questo problema, insomma, non indifferente, di questi focolai. Grazie, grazie davvero a tutti e due. Buongiorno, grazie, buon lavoro e un caro saluto a tutti i telespettatori. Grazie, grazie. Quindi ci fermiamo ora per una piccola pausa pubblicitaria e torniamo in studio per altre notizie e altri collegamenti. Rieccoci nuovamente in studio, insomma, abbiamo parlato con i sindaci, lo avete sentito, sia del decreto agosto, ma abbiamo parlato anche di questi focolai che si sono accesi un po' in varie province, soprattutto a Treviso e Padova, e sentiamo com'è un po' la situazione ora a Padova con in collegamento Skype con il nostro Federico Fusetti. Buongiorno Federico. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono due le situazioni a Padova che, diciamo, sono sotto la lente di ingrandimento delle autorità sanitarie. Una è relativa a un centro estivo alla Padova Nuoto, un impianto storico padovano, e l'altro è quello del gruppo di ragazzi che sono tornati dalla Croazia dopo una vacanza per festeggiare la maturità. Sono aumentati i casi positivi nelle ultime ore in entrambi i focolai. Per quanto riguarda il centro estivo, siamo passati da uno, che era il caso iniziale del bambino di età attorno ai 10 anni, che era stato trovato positivo. Ce ne sono altri 4, quindi al centro estivo sono saliti a 5. Il centro estivo è stato chiuso per precauzione per alcuni giorni, mentre tutto il resto dell'impianto, quindi le piscine eccetera, va detto, perché è giusto anche dirlo a favore dell'impianto, che ha rispettato tutte le norme anti-Covid. Purtroppo si è registrato questo caso positivo al centro estivo, ma le piscine sono regolarmente aperte perché sfruttano spazi diversi rispetto a quelli utilizzati dal centro estivo. Sono in via di esecuzione altri tamponi, ne sono stati fatti 94 tra adulti e bambini, ma adesso ce ne sono altri decine in corso e quindi in attesa di avere l'esito su questi. Premetto che tutti questi dati che vi sto elencando sono ancora ufficiosi, nel pomeriggio avremo un bollettino più ufficiale, dovrebbe arrivare un bollettino più ufficiale dall'URSS 6. Per quanto riguarda invece i ragazzi, i diciottenni, diciamo così, maturati, ecco, quelli che sono andati in vacanza in Croazia, erano 2 le ragazze positive al loro rientro, adesso i casi sono diventati 8 perché sono stati trovati altri 6 giovani positivi. Anche in questo caso non ci sono ricoveri, quindi nessuno è ricoverato, come nessuno dei bambini, sono tutti in isolamento a casa. Comunque anche in questa circostanza ci sono decine di tamponi effettuati e da effettuare nella cerchia di contatti di questi ragazzi, che sono complessivamente erano 13 i padovani che in pullman sono andati in Croazia, a cui si devono aggiungere altri 11 giovani di Verona, soprattutto, insomma, di quella zona lì e di altre province venete, ovviamente anche lì tamponi in corso. Quindi situazione sotto controllo, nessun ricovero, però i casi stanno aumentando proprio perché stanno effettuando le autorità sanitarie moltissimi tamponi. Quindi questo è sicuramente uno sviluppo che ci porterà ad avere un aumento ancora, è molto probabile un ulteriore aumento nelle prossime ore. Ecco Federico, ovviamente si è attivata tutta la rete, quindi tutti i contatti avuti da questi studenti, insomma, anche a Padova, familiari ed altri amici. È proprio così, però è anche vero, insomma, che la sensazione è
che grazie a queste misure anti-Covid, a questi protocolli, a questa attenzione che ormai abbiamo tutti, diventa molto più facile risalire in fretta, perché il tempo gioca un ruolo importantissimo in questi casi, risalire in fretta ai contatti stretti, e ormai lo si può fare perché dai ragazzi che erano in pullman, quindi con un controllo, un elenco, una situazione chiara, al centro estivo dove ovviamente sono tutti registrati e nonostante la misurazione della temperatura, entrate e uscite separate eccetera, vediamo che la positività può esserci lo stesso, però è molto più facile per le autorità sanitarie risalire in fretta ai contatti e fare i tamponi. Cito il professor Andrea Crisanti che, per quanto riguarda le vacanze, insomma, mi pare di aver capito che dice: se dovete spostarvi, il mezzo di trasporto da privilegiare è l'auto, possibilmente con i propri familiari a bordo e non estranei. L'aereo, perché comunque anche l'aereo è abbastanza sicuro per il ricambio notevole di aria che c'è e per l'attento controllo a bordo sull'uso della mascherina. Poi vengono in seconda battuta, e quindi un po' meno sicuri, il treno e il pullman, dove c'è meno ricircolo d'aria e probabilmente meno controllo sulle mascherine. Quindi insomma Crisanti invita a fare questo, ma diciamo che col buon senso sì, ci si può arrivare. L'importante è usare la mascherina quando si è a bordo, per esempio, di pullman e treni, e quindi con persone anche che non si conoscono e con un ricambio dell'aria che in effetti è un po' inferiore. Ecco Federica, quando abbiamo sentito insomma delle due studentesse che avevano appunto preso il coronavirus in Croazia, si parlava di comunque paesi dove ovviamente i contagi in questo momento sono sicuramente superiori all'Italia, abbiamo dei paesi che sono in grande difficoltà, quindi di stare ovviamente molto attenti quando si va in questi paesi, loro si è capito insomma dove possono averlo preso questo virus? Non credo il posto preciso, anche se si sta lavorando con le autorità sanitarie croate su questo fronte, perché i ragazzi ovviamente nei giorni di vacanza lì sono stati nelle spiagge, ma sono stati anche nei locali, nelle discoteche, nei ristoranti, quindi non è così facile individuare il punto in cui hanno contratto il virus, quindi questa è una credo sarà molto difficile risalire al punto preciso. Si sta cercando ovviamente di fare uno screening anche dei locali in cui sono stati, questo sì, certo. Grazie davvero Federica. Poi se hai qualche notizia, insomma, qualche aggiornamento, certo, chiedici sicuramente la linea. Certamente. Ciao grazie, a te e a tutti. Grazie Federico. Insomma, avete sentito ovviamente anche il virologo Crisanti, dice insomma attenzione quando ci sono questi spostamenti, utilizzate il più possibile, se insomma mezzi che sono più tra virgolette sicuri, ovviamente l'auto privata, insomma, magari possibilmente con i propri familiari, oppure insomma l'aereo, che è sicuramente sanificato più volte, sicuramente con l'uscita e l'entrata dei passeggeri, magari un po' meno i treni, anche se ovviamente anche in quel caso comunque vengono sanificati, e ovviamente continuare a tenere tutti i dispositivi che sono richiesti, portarli insomma in maniera corretta, ricordiamo la mascherina, coprire bocca e naso, è stato detto insomma più volte, e questo proprio per evitare insomma di trovarsi poi con il contagio con il virus. Abbiamo parlato di coronavirus, ma parliamo anche di cronaca, perché in una zona, in un quartiere di Mestre, c'è una zona che è altamente in stato di degrado, dove ci sono spacciatori che purtroppo continuano la loro attività anche nei pressi di case, e magari gettano oggetti o siringhe insomma all'interno di abitazioni dove ci sono anche dei bambini, ma abbiamo raccolto questa storia dalla nostra Anna Maria Parisi, proprio da Mestre. Sentiamola. Sì, buongiorno dal Viale San Marco a Mestre, dove è stato registrato un episodio a dir poco sconcertante, quello di un cucchiaino utilizzato dagli spacciatori, dai consumatori di droga proprio per farsi una dose, come si dice in gergo, sporco di droga, ritrovato
dai bimbi mentre stavano giocando nel giardino della loro abitazione. E a denunciare questo episodio uno dei papà dei bimbi in questione, tra l'altro residente tra via Sansovino e viale San Marco, anzi in via Sansovino per l'esattezza, laterale di viale San Marco a Mestre, e tra l'altro anche stimato professionista, dopo aver fatto anche un esposto presso le forze dell'ordine al commissariato di polizia di Mestre, ora ha chiamato la nostra emittente per mostrarci non soltanto purtroppo il cocaine incriminato, ma per parlarci di questa situazione di degrado che avviene in un centro abitato a due passi da Mestre, dove purtroppo si trova da tempo un cantiere abbandonato oramai dal 2013, trasformato in dormitorio clandestino degli invisibili. Stiamo parlando appunto del cantiere ex Enel, che gli abitanti di Mestre, in particolare della zona, conoscono molto bene. Si parla di un complesso di oltre 100 appartamenti completamente abbandonati, perché il cantiere poi è andato, per mancanza di soldi si è fermato, appartamenti che avrebbero dovuto essere realizzati grazie alla permuta che ha consentito al Comune di acquistare Villa Rizzo, oggi biblioteca civica della città, però poi lasciati nel degrado in quanto i lavori non sono più proseguiti. A denunciare più volte anche lo stato di abbandono e di degrado di questo cantiere Donatalino, il parroco di San Giuseppe, che aveva anche fatto una proposta al sindaco, quella di cambiare la destinazione d'uso del residenziale. Qui vivono spacciatori, delinquenti, bandati, gente stroncata dagli stenti, dalla sfortuna, ma anche dall'alcol. Vivono qui oramai abitualmente tanti spacciatori, situazione che è a conoscenza anche delle forze dell'ordine, di cui vi documenteremo nel dettaglio questa sera con maggiori immagini e interviste. Dal Viale San Marco di Mestre è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, grazie davvero ad Anna Maria Parisi, che ha raccolto insomma questa testimonianza, insomma notizia che poi ovviamente troverete nell'edizione del nostro telegiornale di Venezia a partire dalle 19. Ed ora una notizia che arriva da Venezia: la Giunta regionale ha adottato un provvedimento che approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova per l'istituzione di borse di studio, premi di laurea nell'ambito delle attività legate al progetto di conti pubblici territoriali per un importo complessivo di 10.000 euro. L'accordo previsto con l'Università di Padova, sottolinea il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, che ha competenza sui bilanci regionali, è solo una delle numerose iniziative messe in campo dalla Regione per promuovere, in accordo anche con il mondo accademico, la cultura della corretta gestione dei bilanci degli enti pubblici. In questo caso mettiamo 10.000 euro per borse di studio e premi di laurea su tesi legate al progetto di conti pubblici territoriali. E invece torniamo anche adesso a parlare di Treviso, della caserma Serena. Ne abbiamo parlato anche all'inizio di questa diretta, dove appunto ricordiamo ci sono 233 migranti risultati positivi, 11 operatori anche, dove c'è un presidio di forze dell'ordine 24 ore al giorno, insomma, per garantire l'isolamento. C'era stato insomma qualche uscita, quindi anche la preoccupazione dei cittadini. Poi sentiremo anche insomma cosa hanno detto i cittadini proprio di questa situazione, ma questa mattina il sindaco di Treviso, Mario Conte, è andato proprio nella caserma, come ci dice fa ogni mattina, per vedere insomma com'è la situazione. Ricordiamo questo comunque è un focolaio con numeri importanti di positivi, che ovviamente ha fatto crescere anche l'asticella dei contagi nel Veneto. Noi lo abbiamo incontrato questa mattina, lo ha incontrato per noi Francesca Bozza, quindi sentiamo che cosa ci ha detto il sindaco di Treviso. Ovviamente anche loro sono preoccupati e capisco che sia difficile per loro rimanere all'interno di questa struttura, e quindi ci sono anche tante brave persone e quindi dispiace francamente vederli così. Purtroppo però è una situazione che non è dovuta
sicuramente dalla comunità trevigiana. Ora dobbiamo gestirla nel migliore dei modi e cercare di uscire da questa emergenza, che può essere un'emergenza sanitaria, nel minor tempo possibile. Lo dobbiamo per la comunità trevigiana e anche per questi ragazzi che sono vittime più volte di questa mala gestio incredibile. Ha voluto vedere di persona come stanno andando le cose? Ma sì, certamente io quotidianamente passo di qua, perché non siamo indifferenti al problema, ripeto. Siamo dispiaciuti anche per coloro, quelle 300 persone che oggi devono rimanere chiuse all'interno della stessa struttura. Tra l'altro ci conferma che non c'è nemmeno la divisione tra positivi e negativi, che questa è qualcosa di davvero grave, preoccupante, e che ci rattrista, ma mi rattrista veramente anche per loro, perché provate a immaginare avere la consapevolezza di poter entrare in contatto con dei positivi. Non è facile, non è facile per noi, non è facile nemmeno per loro. Una situazione sicuramente, insomma, difficile, che viene comunque monitorata costantemente dagli operatori sanitari, dall'ASL 2 della Marca Trevigiana, che sta seguendo ovviamente giorno per giorno l'evolversi di questa vicenda. E noi però siamo andati anche a sentire i cittadini che cosa pensavano, quali erano le preoccupazioni, insomma, visto il numero alto di immigrati positivi, ma anche di operatori. Quindi, insomma, come sta vivendo questo momento di difficoltà? Sentiamo quindi che cosa ci hanno detto. È molto grave, perché noi siamo stati reclusi per tanti mesi. Io ho 3 figli, 2 che in età scolare, hanno perso tanti mesi, e ora speriamo che questo non vanifichi tutto il nostro sacrificio. Molto molto male, penso. Non vedo l'ora, speriamo che li rimandino a casa, perché non ne posso più. Sono rimasto scioccato, ho letto proprio stamattina, perché pensavo che invece ci fosse una diminuzione. Io oltretutto abito abbastanza vicino, però non sono preoccupato. Cerco di starmene a casa il più possibile, dire la verità. Per fortuna abito in una casa da sola e quindi non ho contatti, diciamo. Io credo che innanzitutto bisogna avere rispetto della cittadina in cui sono stati collocati. Non ho paura per il coronavirus, perché io sono già stata contagiata, o forse sì, ho più paura di altri proprio perché sono già stata contagiata. Mi dispiace quando sento che non vogliono fare la quarantena, non vogliono fare l'isolamento, non vogliono e tentano di scappare, perché io e la mia famiglia siamo stati costretti a stare in isolamento per 20 giorni. Li hanno tutti quanti chiusi dentro e si sono infettati l'uno con l'altro, dovevano fare le cose in maniera diversa. Di questa faccenda penso che non va bene, non va bene per niente. Sti controlli vanno fatti assolutamente per queste persone qua, soprattutto perché in questo periodo qua un po' particolare vanno controllati, e logicamente si devono adeguare anche loro. Dovrebbero controllare l'immigrazione, controllare chi viene e chi esce, anche perché vanno in giro tranquillamente, anche se sono risultati negativi, il giorno dopo possono essere positivi, quindi c'è poco controllo. Adesso è diventata una roba che hai paura anche ad uscire. Dunque, avete sentito la preoccupazione dei cittadini che stanno vivendo questa situazione. E sempre riguardo a questa vicenda, l'appello delle minoranze del Consiglio Comunale di Caserta, che dice ragionare su accoglienza diffusa dopo quanto avvenuto alla caserma Serena. Ci chiediamo come mai in una regione nota per l'eccezionale attività di somministrazione tamponi non ci sia stato neanche un tentativo di accordo tra Stato e Regione per una sistematica attività di tamponi anche per dei luoghi come le ex caserme di immigrati, in ottica di prevenzione per il territorio, considerando che un elevato numero degli ospiti tiene contatti regolari con l'esterno grazie a rapporti di lavoro subordinato. E questo è l'interrogativo posto pubblicamente dal gruppo di opposizione del Consiglio Comunale di Casier, proprio in relazione a quanto avvenuto nella caserma Serena. Ed ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in studio.
Siamo tornati nuovamente in studio, siamo in diretta, sono le 13.01 e avete sentito all'inizio di questa nostra diretta, abbiamo parlato del decreto agosto che è stato del governo, ieri la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, ne vorrei parlare insieme, dovrei averlo al telefono, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo. Buongiorno Presidente, se riusciamo a collegarci, vediamo se la regia, se lo abbiamo telefonicamente oppure in collegamento Skype. Telefonicamente, Presidente buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno dunque Presidente, ieri insomma conferenza stampa, non so se ha sentito, del Premier Conte e quindi questo decreto agosto che era molto atteso con insomma ha parlato di tutela dei lavoratori ma di alleggerimento anche delle scadenze fiscali, che cosa pensa? Ma guardi, penso concretamente che sia stato fatto veramente poco. Va bene il discorso della rateizzazione per chi non ha potuto pagare le imposte in 24 mesi per il 50%, però nel decreto c'è una cosa grave, che va dichiarata, un investimento fatto a Chioggia di parecchi milioni di euro viene di fatto abrogato da una legge. Cioè nel momento in cui noi dovremmo fare gli investimenti, creare occupazione, con un decreto si stoppano gli investimenti da una parte e dall'altra parte si bocciano gli investimenti autorizzati dai ministeri. E questa è una cosa grave. Questo vuol dire che questo paese non può cambiare, non cambierà mai. Ecco, si è parlato anche, ha sentito, di maggiore sostegno per il Sud e questo ovviamente sta cominciando già a scatenare le prime polemiche. Ma vede, questo è un paese che non potrà mai cambiare, fino a quando c'è questa politica qui non potrà mai cambiare, perché il sostegno al Sud va dato, è corretto che sia dato, ma prima di tutto bisogna investire in infrastrutture, bisogna connettere il Sud e dopodiché bisogna che il Sud sia infrastrutturato, lo ripeto 3 volte perché è importante che ci sia un piano industriale e dopodiché bisogna dare un sostegno, ma bisogna dare il sostegno al Sud quanto al Nord. Mi sembra che invece questa politica di assistenzialismo al Sud in 50 anni abbia portato soltanto un grande sperpero di energie. Ecco, sento nelle sue parole parecchia amarezza, si aspettava ovviamente qualcosa di ben diverso. Ma vede, io non è che io sono deluso perché non è tanto l'amarezza, io non voglio un qualcosa a favore delle imprese, no? Io non devo tutelare le imprese, noi dobbiamo tutelare il lavoro e lo sviluppo. L'ho sempre detto che noi siamo in una situazione in cui abbiamo un debito pubblico molto alto e l'unico modo per ridurre il debito pubblico è aumentare il prodotto interno lordo, ovvero fatturare di più, come fanno tutte le aziende. E non c'è una cosa che porti valore aggiunto dal punto di vista del fatturato delle aziende. Non c'è una misura che riguardi la patrimonializzazione delle aziende. C'è soltanto il blocco dei licenziamenti che poi alla fine sarà soltanto un protrarsi della situazione perché non si ha la capacità di promuovere azioni che sono destinate allo sviluppo, proprio sono incapaci. Loro sono incapaci di pensare allo sviluppo, lo dico in maniera molto chiara. Abbiamo visto riunioni a Roma, plenarie, discussioni, il piano industriale dell'Italia con tutte le cartelle showtime del nostro Presidente del Consiglio, non c'è una misura che aumenta il PIL. Fra l'altro in una situazione, Presidente, che continua ad essere sempre più difficile con un'economia che stenta davvero a ripartire, aziende che sono costrette a continuare a pensare, insomma, di chiudere, qualcuno si dà qualche mese, insomma, altri hanno già pensato di cessare le attività. Ma guardi che purtroppo questa è una tragedia annunciata, io lo dico, questo è un governo di incapaci, cioè questo governo deve andare a casa. Non se ne può più, lo dico in maniera forte, non se ne può più. Si,
si utilizzano sempre le parole demagogiche, si fanno le conferenze stampa, si fanno manovre da centinaia di miliardi, perché con questa manovra siamo arrivati a 110 miliardi di euro e sono tutti scontenti. Ma ci sarà una ragione o hanno ragione solo loro? Presidente... E dopodiché si bloccano gli investimenti? E chi ha fatto gli investimenti da milioni di euro con un decreto se li trova bloccati? Neanche nella peggiore epoca del fascismo o del comunismo. Quando ha sentito questo decreto agosto, subito che cosa ha pensato? Quello che ho sempre pensato. Che di decreti ne abbiamo visti, 1 aprile, 1 maggio, 1 giugno, poi sono stati ritardati i decreti, non hanno portato niente e perciò non è che se le premesse sono sbagliate, automaticamente anche il risultato non cambia. Perciò non nutrivo e non nutrivamo nessuna aspettativa, perché questo governo è incapace di promuovere lo sviluppo. Io mi aspettavo che dopo le scene plenarie di Roma, di incontri a destra, manca a sinistra, delegazioni, le slide che abbiamo visto, ma se vogliamo andare a vedere tutte le slide che sono state presentate, rilanciamo l'Italia, rilancio Italia, tutto quello che serviva per rilanciare il nostro paese, alla fine non se ne è parlato più. È stata una grande passerella. Ecco, guardi, che sì. Non ne faccio una questione politica, certo. Perché io rappresento tante aziende, siamo tante anime, noi siamo apolitici per definizione, io non è che sono per un partito rispetto a un altro, noi siamo per le idee, per la progettualità, per l'esigenza di rilanciare questo paese, per l'esigenza di rilanciare l'occupazione, per l'esigenza di evitare che ci sia un divario sociale, ma nei fatti, non sulla carta come dicono questi, che alla fine il divario sociale lo aumentano. Senta, alle aziende oggi che cosa direbbe? C'è abbastanza uno sconforto generale? Ma guardi, le aziende purtroppo sono coloro le quali a più riprese mi dicono che questo paese è diventato invivibile. Questo è drammatico. E guardi, è dimostrato dal decreto liquidità, soltanto il 20% delle aziende hanno chiesto finanziamenti alle banche. Vuol dire che più l'80% non ci crede più. E lo vediamo anche nei dati, che teoricamente un'azienda su 3, il 30% chiuderà. Lei... E questo lo dicono tutti i dati. Certo. Che cosa si dovrebbe fare oggi? Oggi, guardi, una cosa semplice, una cosa veramente semplice, parlare di meno, enunciare di meno, ascoltare chi il lavoro lo genera, a favore del lavoro e prendere ed essere momento di sintesi in modo tale che così si unisce l'interesse del paese all'interesse del produttivo, ma produttivo non a favore delle aziende, a favore del lavoro. Sì. Basterebbe banalmente ascoltare, ma qui invece non solo non ascoltano, sono anche presuntuosi e alla Sapienza purtroppo c'è un grande problema di fronte alla Sapienza. Senta, ovviamente dopo agosto avremo un altro decreto. Sì. Lei già... Io mi auguro che dopo agosto avremo le elezioni. Io dice mi non auguro ci sono che a un altre certo possibilità. Punto, a un certo punto anche Italia Viva, questi partiti che stanno facendo del poltronismo la loro vita. Ma mi auguro che a un certo punto per dignità dicono andiamo al voto. E così gli italiani che si esprimano, perché si arriva a un certo punto che bisogna votare e dare la possibilità agli italiani di dire basta. Presidente, io la ringrazio. A livello di numeri tra Venezia e Rovigo come aziende ha qualche numero da poterci dare? Ma guardi, il tema grande è la cassa integrazione. La cassa integrazione non sta diminuendo. Rispetto al lockdown, noi i numeri della cassa integrazione non è che sono diminuiti. Perciò oggi, per esempio, sento qualcuno che con soddisfazione dice gli alberghi sono pieni al 35%. Ma fate lavorare un'azienda e mettete in condizione quell'azienda di fatturare il 35%.
vediamo quanto sarebbe contenta. Cioè, poi sta diventando il successo sta diventando votare accontentarsi che un'azienda abbia il 35% di occupazione. I commercialisti vogliono fare sciopero, a settembre vogliono fare sciopero i commercialisti, non le aziende, non gli imprenditori come li hanno definiti loro, no, i commercialisti hanno detto, pure i commercialisti, non se ne può più, non ne possiamo più. Senta, il Premier Conte ha parlato anche dell'alleggerimento, diciamo, delle scadenze fiscali. Questo potrebbe essere comunque un aiuto per le imprese? Ma sono temi generali, perché bisogna dire come, bisogna stabilire che cosa bisogna fare. Fermo restando che si stanno provando decreti, salvo intese. Ora, per i telespettatori che sono poco tecnici, uno dice ho fatto il decreto, no, è salvo intese, perciò non è neanche definitivo. Stiamo ancora aspettando, mi sembra che se le faccio una domanda lei non sia in grado di darmi una risposta, come funziona l'ecobonus. Siamo ancora al decreto di giugno, siamo ad agosto ancora sull'ecobonus e poi hanno stralciato le ville signorili. C'è uno che ha un accatastamento di A8, perciò ha un giardino di 2000 metri quadrati, non può usufruire dell'eco bonus, ma dico, ma mi sembra normale. Certo. Senta, qui con noi in studio, così lo presento subito, abbiamo Fabio Crea, Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Dunque stiamo parlando ovviamente, non so se hai sentito, del decreto agosto, ieri la presentazione del Premier Conte, insomma il Presidente Marinese ci diceva insomma di certo non questo decreto così come è fatto, giusto Presidente, di certo non aiuterà le imprese. Mi pare guardi. Che... chiedo scusa. Presidente, dica pure. No, dico, ad occhio e croce dei tre decreti non si è avuto neanche un sussulto di positività. Cioè, sono stati fatti 3-4 decreti, vuoto per pieno 2000 pagine, soltanto a leggerle bisogna essere uno scienziato, non mi sembra che ci sia stato un sussulto di positività. Se fai 0 in schedina, guardi, in schedina è facile fare 3, è difficile fare 13 e 0. Se fai 0 in schedina è come se avessi fatto 13. Fabio Crea. Ho ascoltato solo l'ultima parte delle considerazioni del Presidente, ma per quello che ho inteso sono assolutamente d'accordo. Intanto mi pare l'ultimo decreto, mi pare possa essere l'ennesimo decreto mostre, mi pare che si tratti di 109 articoli, meno male che l'Europa, pare che il governo Conte lo voglia recepire, si sia parlato di semplificazione. Certo non è quella burocratica o quella normativa l'idea del governo Conte relativamente ai decreti. Mi pare che sia l'ennesimo decreto che si basi sull'assistenzialismo. Qualche contributo, qualche bonus, ma certamente non una riforma strutturale, quella di cui avrebbe necessità il Paese, ma soprattutto di cui avrebbero necessità le piccole e medie imprese che ancora oggi scontano l'assoluta assenza di una reale politica di sostegno. Reale politica di sostegno non significa contribuzione o bonus, come quello che abbiamo visto fasullo sul turismo, piuttosto che altri bonus a pioggia, ma sarebbe già sufficiente per le piccole e medie imprese non essere strozzati dal punto di vista soprattutto della fiscalità e della contribuzione sul lavoro. Fiscalità che certamente non è stata d'aiuto in questo periodo, perché il governo Conte ha continuato a pretendere dal settore produttivo delle piccole e medie imprese, oltre che dagli artigiani e dai professionisti, il pagamento del saldo delle imposte, oltre che l'acconto del 2020, che come sappiamo è parametrato, l'acconto dell'anno in corso è parametrato sul fatturato del 2019, che ben sappiamo quello del 2020 non potrà certamente essere paragonato a quello del 2019. Quindi si è chiesto, si è imposto, si parla proprio di imposte, al settore produttivo, alle imprese, di pagare in anticipo quelle imposte relativamente a un fatturato che certamente non ci sarà, erodendo tutta quella liquidità che eroicamente avevano immesso nelle proprie imprese, strozzandole ulteriormente. Adesso si propone, leggevo stamattina in questo decreto, la decontribuzione del 30%.
30% per le imprese del sud. La stessa cosa non mi pare che sia previsto per le imprese del nord, che è quello, il settore produttivo maggiore. Non capisco questa discriminazione evidente e assolutamente dannosa, così come non capisco peraltro la decontribuzione di delle nuove assunzioni che non viene proposta neanche per il nord, e comunque leggevo che è limitata a 8.000 euro. Ritengo che siano dei provvedimenti, se questo vuole essere un intervento strutturale a vantaggio del vero settore produttivo dell'Italia, cioè quello che rappresenta bene il presidente di Confindustria, mi pare di Venezia e Rovigo, mi pare che siamo molto al di fuori della realtà. Presidente, ha sentito? Guardi, purtroppo se do ragione all'onorevole, dicono che voto Fratelli Italia, allora mi dimentico dei partiti, ma non posso fare altro che dargli ragione. Cioè, quello che è stato detto è davanti agli occhi. Cioè, purtroppo di fronte alla matematica non c'è opinione. Quello che ha detto l'onorevole è matematica. Questi prossimi mesi lei si aspetta qualcosa oppure ormai dice no, ormai andiamo alle elezioni, non c'è niente insomma che possa trovare una soluzione per le aziende? Ma guardi, è ideologico, io adesso le faccio una proposta concreta, se ne è parlato in tanti modi, no? Il presidente della Coldiretti denuncia che il 35% del raccolto è andato perduto, il 35%, cioè vuol dire che noi abbiamo perso il 35% di risorse alimentari, non è una banalità. Siccome ne abbiamo tante, la gente non lo capisce che cosa voglia dire. Poi quando importeremo le arance o da qualche altra parte del mondo, perché non siamo stati in grado di raccoglierli, e costeranno di più, i consumatori si lamenteranno perché costeranno di più. Allora, noi abbiamo detto, prendiamo il reddito di cittadinanza. Chi percepisce il reddito di cittadinanza vada nei campi banalmente a lavorare. Deve raccogliere, non c'è niente di tecnologico, non c'è niente di particolare. Deve raccogliere una banale arancia. Non se ne parla neanche. A proposito, proprio lei citava questo, sentiamo se è possibile, scusate, le parole del ministro Bellanova, che parlava sia dei ristoratori che dell'intera filiera agroalimentare, diceva appunto, parlava del sostegno a questi due settori. Possiamo sentire le parole del ministro, così poi magari possiamo parlarne insieme. Sappiamo tutti che la filiera della ristorazione è la filiera che ha pagato un prezzo altissimo durante questa emergenza sanitaria. Noi da marzo a giugno registriamo un calo di fatturato di oltre il 60% nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle locali dove viene consumato tra il 30 e il 40% della produzione di eccellenza del nostro paese. Parliamo delle DOP, dell'IGP, parliamo del vino di più alta qualità. E questa misura tende a dare la risposta a due questioni che io considero molto importanti. Uno, che bisogna sostenere quei ristoratori che hanno avuto il coraggio di riaprire pur avendo dei costi molto più elevati nella gestione delle loro attività, perché se solo per l'effetto del distanziamento, oltre che ancora la paura di tante persone di entrare in un ristorante per andare a consumare un pasto con la propria famiglia, con le persone care, questo comporta magari ristoranti aperti ma introiti molto molto ridotti. Oltre questo c'è una parte rilevantissima di piccole e medie strutture che per i costi eccessivi e per la mancanza di fiducia ancora da parte dei cittadini italiani non ha riaperto. Allora noi dobbiamo sostenere questa filiera, che sono 180.000 imprese in Italia, e insieme a questo dobbiamo dare una risposta alla filiera agroalimentare, perché se il 30-40% dei prodotti di eccellenza vengono consumati in quella filiera, se non riaprono tutti i ristoranti e non riportiamo le persone a consumare normalmente nella filiera della ristorazione, noi avremo un spreco alimentare.
perché le cantine sono strapiene di vino d'eccellenza, i consorzi sono strapieni di prodotti lattiero-caseari di alta qualità, la carne subisce soprattutto il vitello bianco, ma anche altre carni subiscono lo stesso effetto. Allora questa misura dà una risposta alla ristorazione cercando di mettere liquidità con un fondo perduto, sapendo che ogni 1000 euro di fondo perduto finalizzato alla ristorazione genera una fatturazione di 4.000 euro. Allora noi puntiamo con questi 600 milioni che siamo riusciti a mettere insieme a dare una risposta importante a queste due filiere e ad evitare di avere uno spreco alimentare che sarebbe davvero inaccettabile in generale, ma soprattutto in una fase come questa. Presidente, non so se ha sentito le parole del ministro, diceva una risposta importante, insomma. Ma guardi, il problema è, allora, una risposta è semplice, semplicissima. Il ministro ha fatto una fotografia chiara, però purtroppo nella sua sintassi ha sbagliato il predicato verbale, ha detto abbiamo, invece avremmo dovuto, perché la politica non sta lì per fare, è per prevenire, perché quando c'è stato il lockdown, il 16 marzo, tutti si sarebbero aspettati che i ristoratori che erano chiusi avrebbero avuto una ripercussione così con tutta la filiera. Non è che ad agosto, a due mesi dalla ripresa del lockdown, uno dice oggi abbiamo predisposto le misure perché poi alla fine il mercato possa riprendersi. Avrebbero dovuto farlo, perché la responsabilità della politica è pianificare, prevedere, mettere in condizione le aziende di sopravvivere, dato che paghiamo il 65% di imposte, non fare quando i buoi sono scappati dalla stalla. Fabio. Concordo pienamente, l'utilizzo del modo verbale e anche dei tempi verbali è caratteristico di questo governo. Usano il gerundio, stiamo facendo, stiamo studiando, stiamo provvedendo, oppure il futuro faremo, studieremo e fare. Ha ragione il Presidente, non hanno fatto abbastanza per far sopravvivere il settore produttivo, si parla del commercio, si parla della ristorazione, si parla del turismo, nei mesi del lockdown, non hanno fatto nulla per prevedere tutte quelle misure a vantaggio di questa filiera produttiva per l'uscita dal lockdown. Facciamo un esempio, il bonus turismo, 500 euro. Non hanno considerato innanzitutto che questo è un fantomatico contributo che intanto incide sul settore turistico, perché costituisce un'anticipazione per quanto riguarda gli operatori turistici. E in ogni caso non si è previsto, per esempio, che si può accedere a questo bonus se sulla base di un tetto di spesa, quindi molto spesso le famiglie utilizzano, perché evidentemente anche per loro non c'è la liquidità sufficiente, esclusivamente questo bonus per fare le loro vacanze. Certo. Quindi all'operatore che faticosamente tiene aperto la struttura turistica non si crea per l'operatore un volano economico, perché utilizza con l'anticipazione i 500 euro che sono l'unico spesa che viene affrontata dalla certo. famiglia. Anche non so se sia stato eliminato dal decreto d'agosto quello che era il cashback del 20% di anticipazione da parte dei ristoratori a favore dei clienti se viene pagato con carta di credito. Non lo so se verrà mantenuto, ma se si pensa che quest'ulteriore anticipazione a carico dei ristoratori sia il modo, la riforma strutturale per consentire una ripartenza, evidentemente il governo continua a sbagliare completamente. Decontribuzione, defiscalizzazione, soprattutto degli investimenti o di chi faticosamente continua a tenere aperto, la corresponsione per esempio della cassa integrazione, come ha chiesto più volte Giorgia Meloni, per coloro che invece di mettere in cassa integrazione i lavoratori, lo Stato pagasse quella parte di cassa integrazione direttamente all'azienda, commercio, ristoratore, piccola e media impresa, che non mette in cassa integrazione, significa per lo Stato dare questi soldi a chi eroicamente continua a tenere aperto e che continua a far funzionare l'economia. Ecco Presidente, Fabio Creazzi diceva appunto... parla appunto di eroi per chi rimane aperto. Sappiamo insomma che in questo momento la situazione è sempre più difficile. Qualcuno diceva no,
si vede qualche cosa di positivo. In realtà noi abbiamo sentito, insomma, diverse aziende in grandissima crisi e veramente con il pensiero di chiudere le attività. Ma guardi, io non amo utilizzare il termine del sostantivo eroe. Io le descrivo l'imprenditore per quello che sono io. L'imprenditore è un sognatore. L'imprenditore è colui il quale si sveglia la mattina e spera di farcela. L'imprenditore è colui il quale non si arrende. L'imprenditore è colui il quale torna in famiglia e discute con la propria famiglia di tutti i problemi e non si arrende fino alla fine. Noi dobbiamo mettere in condizione queste persone di crederci, perché gli eroi sono altri. Gli eroi sono quelli che vivono in corsia d'ospedale, che ci hanno salvato la vita, che ci hanno assistito, che ci hanno dato la certezza che la sanità c'era. Quelli sono gli eroi. Noi siamo dei sognatori e non c'è cosa più bella del sogno. E noi dobbiamo mettere in condizione questo paese di far capire alle persone che ce la possiamo fare, perché sognare è lecito, non è qualcosa che è fuori legge. Presidente, gli imprenditori riescono ancora a sognare oggi? Ma ci sono molti che sognano, se ne parliamo e se io ne parlo così con tanta passione perché sto sognando ancora, continuo a fare impresa, voglio fare l'impresa. Dobbiamo pensare ai nostri figli. Io ho una figlia di 7 anni, come faccio ad arrendermi? Senta, i prossimi mesi saranno quelli più importanti a livello economico, insomma, per vedere, insomma, si spera qualcosa proprio di ripresa un po' più importante. Ma guardi, noi superiamo questo momento solo in un modo, secondo me. Che ci sia un patto, perché poi la politica alla fine la pagherà, che sia di destra o di sinistra questa politica. Perciò ci vuole un patto del Parlamento. Ci vuole un patto del Parlamento dove non ci sono prese ideologiche, che tutte le prese di posizioni ideologiche vengono messe da parte, che si faccia l'interesse del Paese, che si faccia l'interesse del lavoro, che si faccia l'interesse dell'impresa in maniera proprio profonda. È che ci sia un patto del Parlamento, ma se qui si va avanti a colpi di maggioranza, la maggioranza non ascolta nessuno, fa come vuole lui, come vuole lei, si chiudono nelle conclavi ideologiche, qui non andiamo a nessuna parte. La parola d'ordine, Presidente, è quello comunque di tenere duro. No, la parola d'ordine è amore. Noi dobbiamo avere amore nei confronti del nostro Paese e mettere in secondo piano le ideologie, le prese di posizione, i principi che nulla servono. La parola d'ordine è amore, 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 perché soltanto con l'amore si risolvono i problemi. Al contrario, invece, ci stagniamo e la stagnazione ci porterà verso l'oblio. Presidente, io la ringrazio intanto, la ringrazio per essere stato con noi, insomma, e averci un po' descritto questa situazione che sicuramente è molto difficile. E speriamo, insomma, di averla magari ospite in collegamento Skype magari uno dei prossimi giorni. Assolutamente, quando volete voi, mi fa enorme piacere stare con voi e condividere i pensieri che di fatto e le preoccupazioni che di fatto attanagliano la nostra vita quotidiana. Grazie davvero, Presidente, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, grazie a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Dunque, avete sentito le parole del Presidente, adesso non so se la regia mi dice se c'è la pubblicità oppure se posso andare avanti. C'è la pubblicità, perfetto. Allora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi torniamo qui in studio. Rieccoci nuovamente in studio, siamo in diretta e torniamo anche a parlare dell'argomento, insomma, di cui abbiamo parlato anche in apertura, la caserma Serena, insomma, che è al centro dell'attenzione non solo nel Trevigiano ma ovviamente in tutto il Veneto. Lo ricordiamo, 233 sono gli immigrati contagiati, 11 gli operatori. Lo facciamo anche insieme. Non solo all'ospite che vi avevo presentato prima, Fabio Crea, che è qua con me, ma via Skype con Nicola Atalmi, CGL. Lo vedo già sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, partiamo subito, insomma, situazione che viene ovviamente costantemente monitorata
dagli operatori sanitari, non solo, ma dalle forze dell'ordine. Preoccupazione, lo abbiamo sentito anche da parte dei cittadini, un focolaio ovviamente con numeri importanti, parliamo insomma di 233 migranti, situazione attualmente sotto controllo, possiamo dirlo, insomma non lo diciamo a voce alta perché ogni volta che poi diciamo i numeri il giorno dopo poi aumentano. Nicola, insomma, situazione difficile, c'è qualche polemica, qualcuno diceva insomma si poteva gestire in maniera diversa. Beh, io devo dire che mi sarei meravigliato se un gruppo di 300 persone che vive tutte assieme in un, facciamo finta, un albergo, e ogni mattina vanno a lavorare in giro per il territorio e poi rientrano in questo albergo, se che non ci fosse nessuno positivo era impossibile, che dopo che ci fossero stati i primi 15 positivi si arrivasse ad una copertura dell'80% delle persone positive, tra l'altro tutti asintomatici. Beh, mi sarei meravigliato se non fosse successo, nel senso che dobbiamo ricordarci che quelle persone intanto sono lì da molto tempo, quindi non è che hanno importato il Covid da fuori, sono delle persone che vivono qui da molto tempo, mediamente da un anno, che tutti i giorni escono, perché l'altra grande ipocrisia dalle nostre parti è che molti di loro lavorano, e la stragrande maggioranza in nero, e quindi in modo irregolare, quindi escono la mattina, vanno a fare lavoretti di basso profilo, tornano in stanzoni di quel genere. Che non vi fosse una propagazione del Covid in quella realtà mi sembrerebbe strano. Ecco. La cosa che è bene chiarire è che non è un Covid che viene da fuori, è un Covid assolutamente nostrano, veneto, certo, al 100%, certo, che si è creato in una condizione di persone che stanno insieme in tanti, in condizioni dove il distanziamento non è possibile, e questi sono i risultati, ribadisco. Tra l'altro vorrei anche dire che se facessimo un test in tutti i posti di lavoro tra i lavoratori che magari vivono nella stessa zona per vedere quanti di loro sono positivi asintomatici, probabilmente troveremo delle percentuali non molto dissimili. Ecco, per cui da questo punto di vista senz'altro quelle persone devono essere tenute adesso in quarantena, tardivamente, ma essere tenute in quarantena. Sarebbe importante tracciare dove queste persone hanno lavorato regolarmente, quello è facile, però probabilmente sarà una minoranza, e irregolarmente, quelli sono probabilmente molti di più, in aziende del nostro territorio dove hanno lavorato in nero in questo periodo, sarebbe importante tracciarle appunto per circoscrivere il problema. Certo, io volevo anche leggervi una notizia che c'è qui in ANSA. Il signor prefetto dice: le chiediamo se siano stati presi dei provvedimenti per alleggerire il numero degli ospiti all'ex caserma Silvio Serena, oppure se conta sulla sua fortuna aspettando che l'epidemia, seppur contagiosa, si arresti da sola. Questa è l'interrogazione della Federazione Sindacale di Polizia di Treviso, proprio a quanto sta avvenendo alla caserma Serena. A distanza di 5 anni dalla sua apertura, con un'emergenza pandemica in atto, prosegue la Federazione di Polizia, chiediamo all'attuale prefetto se possa ritenere ancora idonea la suddetta struttura. Quindi ritorna ovviamente ancora la polemica che è sempre nata sulla questione appunto di ridurre il numero degli immigrati o addirittura insomma di chiudere queste strutture. Che cosa pensi tu, Nicola? Su questo, anche su questo, attenzione, prima vi era una forma di, diciamo così, accoglienza diffusa nel territorio, e dove probabilmente i costi erano anche più alti, ma c'era un maggior controllo, ad esempio, rispetto a situazioni di questo genere. Il riassembramento all'interno dei grandi hotspot è stato determinato dal decreto Salvini, che ha cambiato le condizioni per il sistema dell'accoglienza diffusa e che quindi ha ricreato queste grandi aggregazioni. Quindi senz'altro è giusto pensare che 300-400 persone in un'unica caserma è un numero spropositato, senz'altro. Però guardate, io pongo anche un'altra questione. Alcuni dei ragazzi che erano lì dentro avevano anche fatto la richiesta, ad esempio, per la recente sanatoria, che però si limitava al settore dell'agricoltura e del lavoro domestico.
Io vorrei usare il vostro servizio, la vostra trasmissione che è molto seguita, per dire che l'anomalia più grande che abbiamo trovato noi come sindacato, come patronato, che abbiamo gestito anche questa fase sanatoria, è che c'erano un sacco di richiedenti asilo, cioè persone che erano venute qui per richiedere l'asilo, ma perché era l'unico modo per poter entrare in Italia, ma erano senegalesi, di paesi dove non c'è la guerra, non c'è una carestia, che hanno trovato lavoro a tempo indeterminato e regolare e sono attualmente ancora richiedenti asilo e che quindi, diciamo, non rientreranno nella sanatoria e tra breve diventeranno clandestini. Dico, meglio probabilmente avere dei cittadini stranieri che vengono qui e lavorano regolarmente e quindi creare un sistema di flussi normali per impedire che la gente arrivi con i barconi dei trafficanti di esseri umani libici. Noi questa cosa la diciamo da sempre. Certo. Sono persone che si integrano, che trovano un lavoro. Io ho ricevuto chiamate di imprenditori trevigiani che mi dicevano: io ho questo ragazzo che lavora da me, è bravissimo e voglio tenermelo. Ditemi come posso fare. Lo stavo facendo lavorare come magazziniere in un'azienda metalmeccanica. La sanatoria non permetteva di sanare quel lavoratore. Quindi abbiamo avuto imprenditori che mi hanno detto: guardi Talmi, facciamo così, lo licenzio, lo riassumo come badante o come giardiniere, così posso sanarlo, e dopo lo rimetto a lavorare nella mia fabbrica. Perché? Perché hanno visto una persona brava che lavorava, che aveva voglia di lavorare, e volevano tenerselo. La nostra legge, sia per i richiedenti asilo, sia per questa sanatoria, evidentemente crea queste condizioni assurde. Fabio Crea. Come spesso mi è capitato in passato, sulla gran parte delle cose, dei pensieri di Nicola Talmi mi trovo d'accordo. Questo chiaramente non tradisce una vicinanza politica, ma insomma quando le cose sono dette in maniera corretta e sono giuste, non c'è colore politico. Alcune considerazioni su quanto detto da Nicola Talmi. Problema dell'interno della caserma Serena. È evidentemente un agglomerato. In un periodo di grave emergenza sanitaria in cui tutti siamo stati sottoposti, e non soltanto in Italia, e continuiamo ad essere sottoposti a un problema di distanziamento sociale, è obbligo far rispettare anche all'interno, se vi sono le condizioni e se non vi sono le condizioni bisogna risolverle diversamente, bisogna osservare anche all'interno l'obbligatorietà del distanziamento sociale, che riguarda non soltanto la diffusione al di fuori della caserma Serena del virus, ma anche all'interno della caserma Serena. Quindi il problema di sanità pubblica riguarda sia l'esterno, e quindi non portare fuori il virus, sia evitare di lasciarlo propagare all'interno. Si è parlato di politica di immigrazione diffusa. Questo forse è la parte in cui non ci troviamo esattamente allineati, perché è vero che i decreti Salvini avevano abrogato sostanzialmente quel tipo di diffusione dell'immigrazione sul territorio, però rilevo che stamattina c'è un'intervista del prefetto Laganà su uno degli organi di stampa locali che ha affermato che quel sistema era fallito nel momento in cui già esisteva, nel senso che la gran parte dei sindaci delle città italiane, non soltanto quelle a guida del centrodestra, non avevano attivato quegli strumenti per consentire l'accoglienza diffusa. Rilevo anche un'altra cosa, che Salvini non è più ministro del governo ormai da un anno, l'anniversario è proprio di questo mese. Per cui, siccome questo governo ha dimostrato di essere bravissimo non nei contenuti di PCM, tranne alcuni, quanto nella emissione di numerosi DPCM, avrebbe tranquillamente potuto in un anno di tempo, anzi sarebbe stato obbligato in relazione a questa emergenza sanitaria, negli agglomerati, nelle residenze in cui esistevano agglomerati di persone, avrebbe dovuto prendere delle provvedimenti, come è stato fatto forse un po' tardivamente per le case di riposo, prendere dei provvedimenti immediati, avrebbe potuto modificare i decreti Salvini. Sono invece d'accordo su quella che è più in generale la politica migratoria di cui parla Nicola Talmi. Certamente siamo d'accordo sul fatto che non ci può essere, e non soltanto in un momento di grave emergenza sanitaria, oggi sulla stampa il virologo professor Crisanti ha rimbalzato quella che era la sua idea già di oltre 3 settimane fa,
soprattutto per chi proviene dall'estero tamponi, cosa che evidentemente è impossibile chi entra in Italia con i barconi da Lampedusa o su altre coste. Però certamente la corretta politica migratoria è quella della gestione dei flussi, che non devono essere necessariamente contingentati, se vi è da parte del territorio, delle imprese del territorio, la capacità di assorbimento, cioè se vi è domanda dal territorio, perché contingentare i flussi creando quelle indiscriminati, irregolari afflussi anche di migranti di natura economica. Quindi su questo punto sono sostanzialmente d'accordo. L'altro punto è che soprattutto in questa fase va interrotto assolutamente l'indiscriminata politica migratoria, che non è altro che lo sfruttamento anche dei migranti che sappiamo bene, per arrivare in Italia sui barconi, se ci arrivano vivi, devono pagare delle discrete somme di denaro ai trafficanti. E prima di affrontare anche un altro discorso, volevo leggervi che il Presidente del Consiglio ha firmato proprio questa mattina il nuovo DPCM, di cui abbiamo anche ampiamente parlato durante questa diretta. Questa è la notizia, insomma, varato, quindi è stato firmato. E, per quanto riguarda invece, volevo tornare sull'argomento della Serena. Non è solo un problema trevigiano, lo sappiamo, Nicola, c'è stato anche nella struttura della Croce Rossa a Jesolo un altro focolaio, sicuramente con numeri minori, insomma, più ridotti rispetto alla caserma Serena, focolai anche nel Padovano, insomma, una situazione che insomma preoccupa, proprio perché molti arrivano dall'estero, molti, come insomma avevi detto anche tu, sono proprio all'interno delle nostre città, e insomma è un fenomeno che sta preoccupando questo. Ma guardate, secondo me il rischio lo abbiamo qui in casa. Del resto l'Italia è stato uno dei primi paesi dopo la Cina ad avere l'influenza del Covid, e anche nei nostri confronti, nei confronti degli italiani, c'è stato da parte degli altri paesi europei, penso ai paesi dell'est europeo tra l'altro, la voglia di chiuderci perché noi portavamo il virus. Quindi il virus è nel nostro paese. E le persone che sbarcano dai barconi vengono ovviamente subito tamponate e controllate. C'è però il flusso dall'est europeo, e anche la questione delle badanti, in particolar modo donne che vengono da paesi dove attualmente la situazione è meno sotto controllo che in Italia, diciamo così, e lì bisogna intervenire. Guardate, sempre tornando all'esempio che dicevo prima, con questa sanatoria la gran parte delle sanatorie che sono state fatte per le badanti, è bene che sia stato così. Per darvi un numero, solo la CGIL a Treviso ha fatto qualcosa come 300-400 pratiche di sanatoria quasi solo per le badanti. Cosa significa? Significa che nelle nostre case avevamo probabilmente 300-400 persone che accudivano i nostri anziani e che erano senza contratto di lavoro, erano irregolari. È chiaro che se una persona che viene da quei paesi torna al paese per le ferie, torna qui e tra l'altro sta a contatto con persone anziane che sono persone particolarmente a rischio per il Covid, aumenta il rischio. Quindi dobbiamo controllare quella filiera. Bene che sia stata fatta questa sanatoria sulle badanti, perché è intervenuta positivamente. Poi per il resto invece, per i migranti che sono nei centri di accoglienza attualmente presenti, ribadisco, secondo me avrebbe più senso per il nostro paese, per l'Italia, per i costi economici di questa vicenda, diciamo così, regolarizzare chi ha già un rapporto di lavoro e quindi è autosufficiente, non ha bisogno più dell'accoglienza, gli si dia un permesso di soggiorno, lavorano, pagano le tasse e siamo tutti più contenti. Per le persone che invece non vogliono integrarsi, sono in condizioni che magari hanno anche commesso degli illeciti o cose del genere, io sono assolutamente convinto che se quella non è una persona che ha titolo di stare qui in quanto richiedente asilo, è giusto che venga rimpatriato nel suo paese, come questo governo sta facendo con una certa efficacia, tra parentesi. La Tunisia è stato il caso più recente. Però ribadisco, noi dobbiamo prestare la massima attenzione al fatto di rispettare tutte le regole per la salute, per circoscrivere il rischio del Covid sui luoghi di lavoro, quindi ovviamente vanno rispettate queste regole sui luoghi di lavoro, e è ovvio che grandi centri dove si accumulano molte persone in condizioni igieniche che non permettono il distanziamento sociale e che la mattina magari vanno in giro a lavorare o a fare altre cose, è evidente che lì
può aumentare un po' la pandemia, che ribadisco è un po' strana perché comunque stiamo parlando di tutti asintomatici, quindi probabilmente anche una carica virale minore. Ma siccome non possiamo permetterci, lo dico da sindacalista che si occupa delle aziende, delle crisi delle aziende e di tutto quello che sta avvenendo, non possiamo permetterci un altro lockdown a settembre. Quindi la massima attenzione, italiani, stranieri, lavoratori, pensionati di tutti, per fare in modo che vengano rispettate le norme, perché non possiamo permetterci un'altra pandemia a settembre, altrimenti la ripresa dell'economia sarà veramente dura. Ecco, noi abbiamo parlato anche prima con il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, insomma la situazione economica è davvero difficile, per non dire insomma una cosa un po' più grave, drastica, con aziende che stanno insomma pensando di chiudere. I prossimi mesi insomma saranno sicuramente importanti per capire che cosa accadrà. Sicuramente un altro lockdown sarebbe una tragedia veramente di cui non si potrebbe nemmeno parlare, perché se adesso una buona parte Fabio sta chiudendo, dopo sarebbe veramente la fine per l'economia. Sì, soprattutto considerando il fatto che questi fantomatici miliardi dell'Europa, fantomatici no perché non arriveranno, si auspica che arrivino sulla base di progetti, se il governo sarà in grado di soddisfare quelli che sono i perimetri valutativi della Commissione e del Consiglio europeo. Ma il problema è che questi soldi arriveranno solo dopo la metà del 2021 e arriverà il 10% di quei 209 miliardi. Noi siamo in un momento in cui, secondo dati Istat e anche di Confindustria, il PIL nazionale al 31 dicembre rischia un crollo del 12%, e quindi stiamo parlando quasi di 200 miliardi, perché abbiamo un PIL di circa 1800 miliardi, per cui credo che l'ulteriore lockdown sarebbe la distruzione completa del settore economico. Nell'auspicio che ciò non avvenga, comunque siamo in una situazione comunque di difficoltà economica per le aziende e per i vari settori produttivi, proprio perché l'attesa dei 20 miliardi dei 209 del Recovery Fund saranno posticipati da qui a un anno, e da qui a un anno, continuando una politica fiscale soprattutto di questa natura che impone alle aziende un carico fiscale importante, nonostante le rateizzazioni. Noi avevamo proposto, la Meloni aveva proposto un congelamento dell'anno fiscale 2020 e poi una rivalutazione nel 2021 con l'unificazione degli anni fiscali 2019-2020. Temo che tutto ciò, anche senza un successivo lockdown, renda comunque difficile la ripartenza, anche se, come ci diceva il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, gli imprenditori sono dei sognatori, ma oltre ad essere sognatori sono molto capaci, certamente quelli veneti, e sicuramente ne usciremo. Adesso c'è anche la questione, Nicola, l'hai sentito, insomma, un sostegno maggiore al sud, e anche qui insomma c'è qualche polemica, c'è qualche discussione, dicono insomma il Premier Conte diceva non intendiamo dividere assolutamente l'Italia in due, però insomma questo sostegno maggiore per il sud insomma ha creato qualche polemica. Guardi, il Sud è un grosso problema per il nostro paese da molti anni, da molti punti di vista, però io ricordo una cosa: io recentemente, sia per motivi di lavoro, familiari, di vacanza, sono stato in Umbria ed in Campania, e devo dire che quelle regioni, malgrado non abbiano avuto i numeri drammatici di morti che hanno avuto la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e il Piemonte, e hanno avuto un'attenzione molto forte e importante ai criteri di prevenzione del Covid, quindi diciamo così, hanno subito un lockdown pesante che in realtà è servito a far sì che si frenasse il Covid al nord e non si espandesse al sud, perché immaginatevi se un dilagare della pandemia, come c'è stato in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna e Piemonte, fosse arrivato in regioni dove il sistema sanitario non è certo il nostro, sarebbe stata una catastrofe. Quindi da quel punto di vista va ritenuta questa cosa. Dopodiché io mi auguro sempre che il meridione d'Italia riesca a emanciparsi sia dai vincoli che dipendono dall'infiltrazione della malavita, che ovviamente rendono più difficile ogni forma di attività
economica, ma anche rilanciare davvero le grandi potenzialità che hanno, dal turismo al resto. Per cui mi auguro che, perché assieme al sud tutta l'Italia può farcela senz'altro meglio. Però vorrei dire anche rispetto alla situazione nostra che gli imprenditori saranno senz'altro dei sognatori, e me lo auguro. Io ho incontrato sempre nella mia vita anche tanti bravissimi imprenditori dal punto di vista. Ricordo che i lavoratori del Veneto hanno continuato a lavorare anche nel pieno del lockdown. Si stima che nel pieno del lockdown in Veneto il 40% delle attività manifatturiere ha continuato a lavorare e non producevano maschere d'ossigeno. Ok? Quindi c'è stato un impegno straordinario. La cassa integrazione è arrivata, devo dire, anche in modo superiore probabilmente a certe necessità, perché il lavoratore avrà tardato a ricevere l'assegno della cassa integrazione, ma l'imprenditore per quei mesi ha potuto non pagare gli stipendi. E stiamo attenti, perché purtroppo hanno percepito la cassa integrazione nel nostro paese, nel nostro Veneto, anche tante imprese che in realtà non ne avevano diritto. Siccome i soldi che stiamo spendendo per la cassa integrazione, per i fondi a fondo perduto per le aziende, per magari ritardare le tasse, per dare dei bonus come i 600 euro, sono debito pubblico nostro che dobbiamo pagare in futuro, okay? E lo dobbiamo pagarlo tutto. Allora io credo, lo diceva il Presidente di Confindustria prima, che serva uno sforzo di serietà da parte di tutte le parti politiche e le parti sociali, perché siamo un paese che è già molto indebitato e se vogliamo ripartire dobbiamo farlo spendendo bene ogni singolo euro, perché se no altrimenti ci troveremo tutti nella stessa condizione dopo. Dobbiamo cercare di non perdere posti di lavoro e con un pochino di intelligenza usare una cosa. Siccome la crisi è stata globale, è una crisi totalmente diversa rispetto a quelle degli anni passati, perché ha colpito indistintamente tutto il mondo, l'America, la Cina, il Giappone, la Russia e tutta l'Europa. E quindi cosa ci dice questo? Che siamo nelle condizioni disastrate, ma più o meno tutti. Essendo noi un paese fortemente esportatore, dovremmo essere quelli che per primi, avendo avuto per primi il Covid, per primi ripartono, perché questo ci darebbe un vantaggio competitivo enorme. Quindi da questo punto di vista credo che dovremmo lavorare bene assieme tutti per rialzarci in piedi, altrimenti tutti i posti di lavoro che lasceremo sul terreno alla fine di questo Covid saranno un peso veramente drammatico per tutti. Fabio. Allora, dissento su una cosa relativamente alle considerazioni di Nicola Talmi. Meno male. No, sembra da quello che... Sono d'accordo con le cose che dicevi prima tu, ci tengo a precisarlo. Come? È reciproco, anch'io ero d'accordo di molte le cose che dicevi tu prima. Grazie. Bene. No, dicevo, sembrerebbe che alcune imprese del Veneto abbiano, tra virgolette, sfruttato la cassa integrazione anche non avendone, non ho capito se diritto o bisogno. Io tengo a precisare questo e mi riallaccio a quello che ha detto Nicola nella parte finale. Tutto il mondo è in una situazione pandemica dal punto di vista sanitario e chiamiamola anche pandemica dal punto di vista economico. Certo. Quindi mi pare evidente che anche le imprese venete non siano state, come dire, in una bolla diversa rispetto a quella della pandemia economica, oltre che sanitaria mondiale. Io credo che se le imprese venete abbiano usufruito, abbiano chiesto la cassa integrazione è perché evidentemente nella loro valutazione, nella loro prospettiva, che non è solo da lì a un giorno, abbiano ritenuto che quelle che erano le esigenze della produzione impedivano di mantenere il lavoratore e non di porlo in cassa integrazione, perché se invece avessero avuto la necessità di avere il lavoratore questo non sarebbe stato utilizzato. Ritorno al sud, anche su questo ritengo che alcune affermazioni di Nicola siano corrette. Innanzitutto mi dicono che io sono sempre contro il governo. Una cosa devo dire, nonostante alcuni commentatori, diciamo di centrodestra e alcuni politici, contestino il fatto che il presidente Conte abbia esteso il lockdown a tutte le regioni, anche quando il comitato scientifico sì, non riteneva. Cioè,
Io ritengo che questo sia stato una, come dire, un comportamento e un'azione corretta, perché oggi ci possiamo permettere di dire che forse non c'era quella necessità, ma forse certo, quella necessità non si è manifestata proprio perché c'è stato il lockdown in quelle regioni. Ricordiamo il giorno del preannuncio della chiusura delle zone rosse e la stazione di Milano, presa d'assalto verso il meridione. Quindi d'accordo su quello. Non sono d'accordo sul fatto che nei decreti di agosto e forse per i progetti del Recovery Fund si tenti da parte dello Stato, forse troppo del governo, forse troppo attrazione come dire, di ministri meridionali, di insistere su alcune politiche di vantaggio del meridione che creano sì invece dei progetti di serie A e di serie B tra nord e sud. Ne parlavamo prima, il 30% della decontribuzione per le nuove assunzioni solo a favore delle imprese del sud, ma ricordiamo che ancora oggi esiste una fiscalità di vantaggio a favore delle imprese del sud, e il Premier Conte oggi, sono un po' rabbrividito, parla di reindustrializzazione del sud. Assolutamente no, sarebbe assolutamente sbagliato. Perché? Perché il Sud non ha una incidenza industriale, l'hanno tentato nei decenni scorsi ed è totalmente fallita, per alcune ragioni fondamentali. Intanto c'è un decentramento logistico che evidentemente non consente di rendere quelle regioni altamente industrializzate, forse a differenza del centro dell'Italia e della Puglia, dove massicciamente esistono delle zone industriali, ma soprattutto perché mancano totalmente le infrastrutture. Su quello certamente c'è da agire, e anche immediatamente: infrastrutture stradali, infrastrutture ferroviarie, porti e aeroporti, che sono assolutamente in una situazione di depressione nel sud. Innanzitutto si deve insistere su quello, perché è inutile parlare di industrializzazione del sud se mancano queste infrastrutture. Ma soprattutto il sud non è fatto di risorse industriali, ha delle risorse naturali, quelle turistiche innanzitutto, che dovrebbero essere a costo quasi zero l'elemento di sfruttamento per il rilancio dell'economia del sud. Qual è la zavorra, oltre che la mancanza di infrastrutture per far arrivare i turisti da tutto il mondo al sud? Quello che diceva Nicola Talmi prima, la criminalità organizzata, finché non si estirpa anche quella problematica, certo, sarà difficile che il Sud riparta. Ecco, misure, siamo quasi in pubblicità, misure queste del DPCM che saranno efficaci fino al 7 settembre 2020. Nicola, quindi dopo il 7 settembre ci aspettiamo un nuovo DPCM? Beh, l'8 settembre non è una data che porti fortuna al Paese, ecco. Però... io mi auguro che si vada verso la normalità, mi auguro che riaprano le scuole, perché i nostri figli hanno diritto a ritornare a scuola, certo, perché la scuola è importantissima per la loro crescita e il loro sviluppo, e mi auguro che sia una ripresa complessiva. Io mi riferivo prima rispetto al fatto che fonti ufficiali del governo dell'INPS dicono che un quarto delle risorse della cassa integrazione sono arrivate ad aziende che non hanno avuto nessun calo del fatturato. Perché rendiamoci conto che nel periodo di crisi, come sempre, diciamo, c'è anche poi chi ci guadagna un pochino di più. Ci sono alcuni settori nel nostro paese che sono cresciuti invece che diminuire. Per cui un po' di solidarietà tra di noi, in modo tale che magari gli aiuti vadano a chi veramente ha subito il Covid rispetto a chi, tutto sommato, forse le cose sono andate anche bene, penso sarebbe utile per ripartire assieme come sistema paese e per cercare di ripartire con uno slancio, recuperando anche i nostri eroi del passato. Ultima battuta, Fabio Crea. No, sono d'accordo. Sulla scuola però leggevo oggi che il CGIL e CISL e UIL hanno un po' attaccato l'assessore Donazzan per una, come dire, difficile visione, una non coerente visione su quelle che sono le riaperture. Mi pare che su questo il problema sia a livello centrale, a livello del ministro Azzolina, che mi pare che si navighi molto a vista. Non vorrei ritornare sulla polemica dei 2.400.000 banchi, di cui ancora non abbiamo visto il bando, che non sapremo quando arriveranno. Pensi solo, questo dato un po' suggestivo, tanto
per far comprendere come alcune cose evidentemente i nostri ministri non se ne rendano conto. E c'è un dato: per trasportare 200.000 banchi servono 400 tir di 15 metri. Ancora non è stato fatto il bando. Vorrei capire entro il 14 settembre come arriveranno 2.400.000 banchi nelle nostre scuole, se quella è la precondizione della partenza. Sono altre le problematiche. Le problematiche, certo, sono delle infrastrutture scolastiche, certo, mancanza di laboratori, sono della mancanza di insegnanti. Ne abbiamo 80.000 in deficit, mancano 80.000 insegnanti. Si vogliono assumere in maniera precaria 40.000, 30.000 insegnanti, 10.000 amministrativi, dicendo già, l'ho letto in qualche intervista del ministro Azzolina, che se si rientra in lockdown vengono licenziate. Insomma, mi sembra un po' schizofrenico come atteggiamento da parte dei ministri. Nicola, proprio ultima battuta, anche il problema a scuola è uno dei problemi che sono veramente difficili, di difficile soluzione, nel senso che ancora non c'è nulla di chiaro. In realtà ha ragione Crea su questo, cioè, il banco con le rotelle non cambia assolutamente niente. Qual è il problema? Io sono anche presidente di un corso istituto nella scuola dove ho mio figlio. Il problema è il numero di aule, perché se in una scuola media le aule sono quelle e tu hai bisogno di ridurre il numero di ragazzi nelle aule, tu hai bisogno di più aule e più insegnanti, non è il tema del banco di scuola, che tra l'altro quelli che erano dei miei tempi, mio figlio Vale Stefanini, che è la stessa scuola dove andavo io, sono ancora quelli banchi, e quindi vuol dire che durano, vanno bene, e quindi non vedo quale sia il problema di cambiarli. Il problema è il numero di aule. Andava fatta da subito una scelta, certo, per, certo, moltiplicare il numero delle aule. Ci sono tante scuole elementari che sono di fatto chiuse, e dare uno sfogo alle scuole superiori e alle scuole medie. Ecco, semmai andava fatto questo con estrema urgenza, ma io ribadisco, la scuola a settembre deve essere messa nelle condizioni di poter riaprire, non solo perché serve giustamente ai bambini, ai ragazzi, ma anche perché ricordiamo che ci sono decine di migliaia di famiglie che lavorano la mattina e che quindi i figli non sanno altrimenti come tenerli. Siamo arrivati alla pubblicità, sicuramente settembre sarà un mese importante perché dovrà ricominciare tutto, oltre a un nuovo DPCM che probabilmente arriverà, speriamo non proprio l'8, ma arriverà insomma sicuramente i primi giorni di settembre. Ringrazio Nicola Talmi per essere stato con noi, insomma, e per aver affrontato questi argomenti. Ringrazio anche Fabio Crea. Grazie. Ci fermiamo ora per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio per questa ultima parte della nostra diretta. Io vi presento subito l'ospite che ho qui in studio, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULS 2 Marca Trevigiana. Buongiorno. Buongiorno Nele, buongiorno a tutti. Dunque, abbiamo parlato insomma in questa diretta sia del DPCM, del decreto legge, scusate, di agosto, così chiamato, insomma, firmato proprio questa mattina dal Premier Conte, che avrà efficacia fino al 6 settembre, e abbiamo parlato di una situazione economica che sicuramente non è facile. Abbiamo sentito situazione davvero difficile, ci diceva anche il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, e però a Ponte di Piave è partito un bando, sì, per aiutare, per sostenere, immagino, le attività produttive. Esattamente, è proprio uscito 2 giorni fa e abbiamo già delle adesioni da parte delle attività produttive. Abbiamo deciso di destinare l'avanzo di amministrazione non solo per aiutare le famiglie con la parte dei centri estivi, ma 40.000 euro vengono utilizzati per quelle attività produttive che per i 2 mesi del lockdown sono rimaste completamente chiuse, quindi un po' destinate alle utenze che hanno dovuto comunque pagare, e quindi una certezza anche rispetto alla spesa che ha avuto l'attività produttiva. Quindi in questi, proprio ieri è uscito la parte del bando, quindi abbiamo chiesto proprio non solo diciamo alla parte delle estetiste, parrucchieri eccetera, ma anche agli albergatori, a tutti quei negozi tra virgolette inclusi anche quelle che avevano erano rimaste aperte solamente 2 giorni a settimana, di mandarci la richiesta, proprio perché questa è una prima tranche di interventi, lo facciamo proprio collegata a questo tipo di attività, e successivamente appunto valuteremo invece per quello che è l'impatto a livello anche di attività produttive, capendo anche quali saranno poi le entrate che abbiamo anche rispetto alla tassazione dei cittadini, che stanno arrivando alcuni dati anche adesso, e a quelle invece che sono le entrate che lo Stato ci ha dato rispetto al ripianamento di quelle che potevano essere appunto le entrate correnti. Ecco, oggi parlavamo appunto con il presidente di Confindustria, ci diceva insomma poco il sostegno da parte del governo per le imprese, per le aziende.
E in questo momento intervengono i comuni, insomma, le amministrazioni ad aiutare. Certo, le amministrazioni proprio perché abbiamo anche un problema di risvolto poi sociale, perché i lavoratori che lavorano per queste aziende poi sono le nostre famiglie, sono quei lavoratori che si trovano poi in difficoltà e sulle quali poi questa emergenza, che da sanitaria appunto sta diventando anche con connotazioni importanti sotto profilo sociale, diventano poi problemi che l'amministrazione ha. Teniamo anche presente che il primo intervento che ha fatto il governo rispetto all'intervento per la spesa non sono quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. Abbiamo gli affitti, abbiamo la necessità appunto di un intervento anche di integrato di edilizia di un certo tipo, anche perché chiaramente questa è la crisi e la situazione che ci troviamo poi ad avere, oltre a situazioni invece di aziende che avevano già situazioni con la cassa integrazione. Prima si parlava anche della disoccupazione, di tutta la parte della cassa integrazione. Non dimentichiamo che alcune aziende appunto, non avendo dato e non essendo arrivati ai lavoratori la cassa integrazione, che è arrivata tardi e sta arrivando tardi, chiaramente hanno chiesto aiuto ai nostri comuni per poter andare avanti e per poter avere l'ordinario anche per la gestione degli affitti rispetto a tutta l'ordinarietà di una famiglia. Quindi anche questi sono problemi reali che il ritardo dell'aver dato ai lavoratori tutto questo ha portato chiaramente nei casi sociali dei nostri comuni. Ecco, altro argomento, insomma, se possiamo definirlo un po' scottante, è il discorso delle linee guida, insomma, dell'amministra Azzolina. Settembre si riparte con la scuola, insomma c'è ancora una sorta di confusione e non di chiarezza, insomma anche molte scuole stanno adottando sistemi diversi, chi farà turno, chi non farà turno, chi farà online, il famoso discorso dei banchi, insomma non c'è una chiarezza e purtroppo siamo già a metà agosto, un mese, e in teoria dovrebbe riaprire la scuola. Certamente, anche perché questa è la preoccupazione più importante di noi sindaci, visto che per primi anche per riportare i ragazzi a scuola con i centri estivi abbiamo riaperto tutta questa parte. Sicuramente anche ieri sera, con le linee che sono arrivate rispetto alla parte digitale, parla anche dei ragazzi con disabilità ma che hanno l'assistenza scolastica piuttosto che l'intervento degli insegnanti di sostegno, e anche su questi va fatto un piano educativo individualizzato, quindi va sottoscritto con la famiglia, va sottoscritto con chiaramente la parte della scuola e chi segue il ragazzo. Quindi anche sotto questo profilo ieri sera sono uscite queste. Certo, sicuramente non possiamo prendere all'ultimo momento questo tema, oltre al fatto che si vanno a sommare tutti quei problemi di cui si parlava prima, che riguardano sicuramente gli spazi scolastici ma riguardano anche una certa programmazione che possiamo dare. Chiaramente anche con le nostre dirigenti scolastiche e anche rispetto a tutti i documenti che ci pervenivano, un po' tutti quanti stiamo anche lavorando col discorso della fascia 0-6 che sono arrivate, stiamo attenendo anche quello che è stato il lavoro fatto dalla Regione Veneto con la FISM e anche con le associazioni che sono proprio i ragazzi, proprio per riuscire a trovare una mediazione. Ma chiaramente questo è un tema scottante che viene preso proprio a ridosso dell'apertura delle scuole, e ripeto, noi sindaci abbiamo dato la massima disponibilità proprio per riportare anche i ragazzi a questo tipo di formazione. I centri estivi ci daranno anche, come visto che l'azienda sanitaria appunto c'è stata a fianco rispetto a questa progettualità come conferenza dei sindaci, avremo anche della delineazione dei ragazzi, del loro profilo rispetto a cosa è stato il lockdown per loro, e quindi anche a delle progettualità collegate poi ai consultori, quindi l'area famiglia, minori, adolescenza, sulle quali anche dobbiamo ragionare sotto il profilo sociale. Quindi anche su questa parte qui, anche il decreto agosto, quindi dico, va benissimo anche affrontare il tema per quanto riguarda le pensioni per gli invalidi, certo. Ma non dimentichiamo che abbiamo anche le persone che a 65 anni possono avere solo l'indennità di accompagnamento, e che chiaramente andrebbe riperequata anche questa rispetto a quelle che sono le necessità anche dei nostri anziani, ma non solo, anche di persone giovani che si trovano in una situazione di questo tipo sotto il profilo sanitario, ma anche le indennità di frequenza che vengono date ai ragazzi e soprattutto che servono anche per frequentare chiaramente nei vari servizi e anche ulteriori attività che vengono collegate tra quello che è il supporto che fa l'azienda sanitaria e quello che viene dato anche dalle nostre strutture. Quindi credo che sotto questo profilo andava un po' riprogrammato anche questo tipo di intervento, perché chiaramente ripartendo dai 18 anni ci dimentichiamo di tutta la fascia dei ragazzi e dei minori con indennità di, certo, frequenza, per i quali le famiglie sostengono dei costi importanti anche rispetto a tutto quello che è tutta l'extra scuola e quindi tutto quello che rientra nella loro riabilitazione, la logopedia e quant'altro. Ecco, insomma oggi si stava dicendo, insomma anche con altri ospiti, sembra quasi un po' che decisioni arrivino un po' troppo a ridosso di alcune scadenze, insomma, come quella poi di settembre della scuola, poi insomma un decreto che sarà in vigore fino al 6 settembre, poi si tornerà
probabilmente ad un altro decreto. Questo mette in difficoltà voi come amministratori? Sicuramente sì, perché anche con i nostri uffici, nella programmazione che facciamo e comunque nel contatto che anche col dirigente scolastico abbiamo e abbiamo sempre tenuto, chiaramente va fatta una programmazione di un certo tipo. È chiaro che non abbiamo solo questo come tema da affrontare e quindi abbiamo anche tutta l'ordinarietà che porta chiaramente, parlavo prima del sociale, è chiaramente un'attività molto importante, ma dall'altro profilo dobbiamo anche riorganizzare tutto quello che significa la parte della mensa, la parte del trasporto scolastico, e su questo chiaramente una cosa importante che è stata condivisa come conferenza dei sindaci è il supporto che l'azienda sanitaria col Dipartimento di Prevenzione darà chiaramente agli insegnanti con i corsi di formazione per il Covid, che già è stata data la disponibilità per farlo, ma dall'altra parte abbiamo anche tutto l'aspetto sportivo delle nostre società sportive, perché dobbiamo pensare anche ai ragazzi sotto quel profilo che chiaramente li aiuta oltre che alla parte scolastica, e anche su questo con l'azienda sanitaria come conferenza dei sindaci garantiremo alle società sportive questi corsi proprio che ci sono serviti e sono stati un test nella situazione dei centri estivi, sono stati fondamentali anche per gestire tutte le eventuali situazioni e tutte le eventuali necessità quando anche i ragazzi magari pervenivano con una misurazione di febbre alta e quindi andava fatto un isolamento del gruppo, e quindi sotto questo profilo l'azienda sanitaria c'è al fianco per aiutarci sia sotto il profilo scolastico ma anche sotto il profilo sportivo, anche per dare della tranquillità alle società sportive che chiaramente alcune sono proprio ferme da allora e che quindi chiaramente potrebbero avere una ripresa con i ragazzi, ma una ripresa che non crei poi allarmismo a loro, alle loro famiglie e chiaramente più in generale a tutta una comunità. Ecco, per quanto riguarda invece i contagi, abbiamo visto che c'è stata un aumento, un'impennata di contagi dovuta soprattutto a alcuni focolai grossi come quello della Caserma Serena, alcuni insomma in provincia di Padova, altri a Jesolo in provincia di Venezia. Per quanto riguarda le RSA, per quanto riguarda comunque gli istituti insomma di disabili, sì, ma anche per gli anziani, la situazione insomma è sotto controllo. È sotto controllo e chiaramente col piano di sanità pubblica questo viene tenuto monitorato, si continuano anche sia i tamponi sia sugli operatori che sugli ospiti per quanto riguarda i centri di servizi. Per quanto riguarda la parte della disabilità invece vengono fatti sugli operatori. Chiaramente è una cosa importante che è stata delineata grazie alle linee guida della Regione Veneto ed è fondamentale anche per perché tutto questo poi è un risvolto con le USCA, che sono le unità territoriali che sono a servizio chiaramente anche delle nostre RSA in questo caso, e chiaramente un grazie va davvero agli operatori sanitari, davvero alla task force che ha lavorato ininterrottamente, all'azienda sanitaria, al direttore generale, perché in questa situazione noi sindaci siamo sempre stati allertati e sistematicamente chiaramente ancora con questa linea diretta che abbiamo con l'azienda sanitaria dei vari casi e delle varie sistemazioni. Quindi davvero una task force che ha lavorato ininterrottamente e che permette anche ai direttori, ai presidenti delle case di riposo, che ringrazio per il lavoro che fanno, anche di avere una situazione anche per quanto riguarda gli operatori, che chiaramente avendo anche loro giustamente la parte di vacanza, nel loro rientro possono essere messi anche in sicurezza rispetto a quello che è l'intervento con i nostri ospiti. Quindi davvero un lavoro in sinergia, e oltre a questa parte non dimentichiamo quello che viene fatto anche invece da parte di tutti i nostri enti gestori per quello che sono stati tutti i servizi che sono stati erogati anche con i centri diurni e che si riferivano a progettualità importanti. Le famiglie che non hanno deciso di utilizzare questo tipo di servizio vengono seguiti sotto il profilo domiciliare dai nostri operatori, e quindi ringrazio davvero tutte le unità operative che si sono date da fare rispetto a questo, quindi sia disabilità ma anche famiglia, minori, infanzia, adolescenza, salute mentale, e non dimentichiamo anche la parte delle dipendenze, perché anche su questa faremo anche un focus, lo stiamo già attivando a livello di conferenza dei sindaci, anche per quello che sarà chiaramente arrivato un finanziamento da parte della Regione dislocato per i 3 distretti, e chiaramente siccome la fascia andrebbe ad occupare dai 15 anni chiaramente in su, abbiamo anche situazioni al di sotto dei 15 anni, quindi ci prenderemo carico anche con questo in un piano coordinato con l'azienda sanitaria e chiaramente la conferenza dei sindaci. Ecco, nell'emergenza sanitaria, quando è scoppiato insomma tutta questa pandemia, il problema delle case di riposo era un problema enorme, dove insomma abbiamo avuto focolai grossi. In questo momento invece la situazione insomma ci diceva è più tranquilla, è sotto controllo. È sotto controllo, e chiaramente l'apporto dato dalla task force, certo, quindi da loro, è fondamentale, perché aiuta anche nel momento in cui c'è la singola percezione di intervenire immediatamente con una procedura strutturata. È chiaro che quello che è stato il lavoro anche fatto da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, e quindi quello che è tutta dalla Madonia dove si vanno a fare i tamponi, è fondamentale, quindi
sotto questo profilo, quello che stiamo stimolando anche noi come sindaci è proprio quello che si sia precisi rispetto ai rientri, quindi a tutti quelli che non utilizzano le nostre strutture ma che hanno magari la parte delle badanti, nel fare questo tipo di intervento assolutamente, anche perché dopo il primo tampone, chiaramente anche se negativo ci sono i 14 giorni, il secondo tampone e poi chiaramente se negativo ancora viene conclusa l'iter. Però davvero li ringrazio perché chiaramente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha sempre, non solo durante l'emergenza ma in tutte le ore, dato la propria disponibilità, e questo è fondamentale, lo è stato anche per quanto riguarda la gestione dei centri estivi, quando c'era la percezione che ci fosse un qualcosa, l'ha subito pronto intervento da parte loro nella verifica del tampone, quindi anche nel permettere al gruppo poi di ripartire e di riprendere chiaramente poi l'attività. Ecco, settembre sarà un mese, l'abbiamo detto, insomma, importante di ripresa un po' di tutto. La domanda è, insomma, è autunno che purtroppo potrebbe creare un problema con le influenze, perché potrebbero essere scambiate. E come vi state organizzando da questo punto di vista? Beh, sotto questo profilo l'azienda sanitaria già ci ha anticipato, l'ha anticipato proprio nella conferenza dei sindaci il dottor Benazzi, rispetto a quelle che sono le vaccinazioni, e già la Regione Veneto con l'assessore Lazzarin l'aveva già anticipato rispetto alle scorte dei vaccini per quanto riguarda questa parte, sia per la popolazione ma anche per le strutture, ne parlavamo prima, per i nostri centri servizi, ma anche per le comunità alloggio e tutta l'area della disabilità, proprio perché sotto questo profilo permette anche un'esclusione di una parte rispetto all'altra. Anche sotto questo profilo teniamo anche conto quello che sono anche i prelievi e anche l'attività amministrativa normale, che adesso anche con questo punto di incontro che l'azienda sanitaria dà, nel momento in cui anche per la persona anziana possa chiamare, fissare l'appuntamento e in questa modalità avere anche degli accessi differenziali, chiaramente crea anche una diversa percezione da parte del cittadino della cosa. Chiaramente è tutta un'attività per la quale l'azienda sanitaria ci sta dando chiaramente i supporti, e noi come conferenza dei sindaci continueremo rispetto a questo anche nell'attività distrettuale. Ecco, prima ci parlava delle vaccinazioni, del vaccino anti-influenzale, l'abbiamo detto più volte, insomma, anche il direttore generale Benazzi aveva più volte, insomma, lanciato l'appello, perché ovviamente in questo momento è ancora più importante degli altri anni, proprio per evitare poi di trovarsi con una corsa verso gli ospedali per paura del coronavirus. Si parlava anche di un anticipo proprio delle vaccinazioni. Sì, sicuramente anche questo l'azienda sanitaria ci ha detto che ci avrebbe detto la tempistica rispetto a questo, ma lo facciamo anche e soprattutto per chi ha anche dei rapporti con il pubblico, pensiamo anche ai nostri dipendenti dei nostri municipi, ma piuttosto che tutte quelle persone che hanno i contatti dai nostri esercenti a quant'altro, chiaramente ha un senso anche di rispetto verso l'altra persona, ma soprattutto permette di creare chiaramente questa suddivisione tra una situazione che può configurarsi come proprio sotto questo profilo influenza, rispetto a quello che può essere considerata la fase successiva, e sotto questo profilo chiaramente è un po' una sensibilizzazione che spetterà appunto anche a noi come amministrazioni, ma che l'azienda sanitaria ci ha dato già la disponibilità per andare poi a declinarla sui nostri cittadini. Ecco, c'è anche una sorta un po' di preoccupazione per questi focolai che si sono accesi, insomma, in questa estate, insomma, non solo a Treviso, ma sì, chiaramente chiediamo anche ai cittadini, visto che sono stati con noi, ci hanno sempre seguito, di rispettare quelle che sono le semplici regole e chiaramente ricordarsi la parte della mascherina, ma chiaramente lo percepiamo anche noi quando il cittadino arriva presso anche il comune e magari misuriamo e la febbre va al di sopra, chiaramente capiamo anche noi che è un problema dover aspettare, ma attendono, si misura una seconda volta, cioè ci sono delle buone prassi che il cittadino deve iniziare a condividere. Quindi viene misurata la febbre due volte nel esattamente, caso... Esattamente, viene successivamente ripresentato, anche perché può esserci magari uno sbalzo rispetto alla rilevazione, e poi chiaramente anche questo permette di mettere in sicurezza non solo loro ma anche chiaramente i nostri dipendenti che sono lì a servizio della collettività. Ecco, l'abbiamo detto anche noi, insomma, più volte, la mascherina è un dispositivo che va utilizzato, il virus non è scomparso, c'è ancora, e quindi questo è importante proprio per evitare. L'igienizzazione delle mani e chiaramente la distanza, e quindi queste sono le cose fondamentali che anche, ripeto, anche nelle piccole cose, lo abbiamo visto anche con i ragazzi, per i ragazzi non è un problema, lo abbiamo visto anche nei centri estivi, tra di loro parlano tranquillamente di quella che è la situazione coronavirus, ma tra le altre cose anche loro sono i primi che sono sensibili a farti notare determinate cose, quindi
chiediamo chiaramente ai cittadini anche il loro supporto rispetto a questo. Ecco, misure che dovranno essere ovviamente tenute anche durante l'anno scolastico, l'inizio dell'anno scolastico, proprio per evitare, perché quello poi è l'assembramento maggiore. Esattamente, esattamente, anche perché adesso cercheremo di capire quali saranno poi i risvolti in questi periodi, ma soprattutto quello che sarà. Chiaramente ogni amministrazione ha già dialogato col proprio dirigente scolastico per vedere gli spazi, la suddivisione degli spazi. Credo che lo sforzo in più da farsi chiaramente è per andare al di là e quindi concludere un iter e capire anche rispetto a questi famosi banchi e quello che deve essere l'intervento all'interno delle scuole, che cosa effettivamente ci sia, perché abbiamo del personale insegnante, del personale docente che c'è la necessità di avere anche, e lo ripeto anche per quello che ci compete, per l'assistenza scolastica, per tutti quelli che sono i nostri ragazzi con delle fragilità. Quindi chiaramente anche rispetto a quelli che sono i piani educativi individualizzati che dobbiamo fare per i nostri ragazzi, è necessario che insomma ci siano anche delle linee chiare. Ieri sera nelle linee che sono arrivate rispetto a quella della parte digitale, non possiamo pensare che nella comunicazione sia sincrona, che asincrona, non si prende in considerazione che un ragazzo anche con determinati tipi di disturbi anche comportamentali abbia delle criticità a rimanere delle ore di fronte anche ad un PC ed a fare questo tipo di intervento anche diverso, visto che lo ha già fatto anche durante il lockdown. Quindi chiaramente sotto questo profilo sarà un lavoro di concerto che si dovrà andare a fare sicuramente. Un lavoro grosso, perché ormai siete quasi alla fine insomma di questo percorso, perché settembre sta arrivando e si riuscirà secondo lei a partire? Assolutamente, perché le amministrazioni hanno dato il senso e la volontà di far ritornare i ragazzi a scuola, di riprendere quello che era il loro ambiente con i centri estivi, e quindi chiaramente ci stiamo adoperando tutti quanti per questo motivo. Anche l'azienda sanitaria dalla sua parte, per quanto riguarda anche la parte della mensa, per cui ha dato già tutto il supporto alle amministrazioni comunali. Credo che già l'aver dato anche una formazione durante questo periodo agli insegnanti che stiamo erogando con l'azienda sanitaria sia fondamentale, anche per arrivare anche gli insegnanti giustamente preparati per quello che può succedere. Dall'altra parte ci aspettiamo chiaramente che il governo intervenga con chiaramente una situazione di deadline, di dove sì, chiaramente. E soprattutto c'è anche la problematica di quando arriverà questa chiarezza? Sicuramente, anche perché andiamo ad approvare un acquisto anche di cose adesso, teniamo presente che siamo in un periodo di Ferragosto. Prima che arrivi poi il tutto, chiaramente è davvero imbarazzante la tempistica che è stata data rispetto a questo. Poi nel mezzo, se ci mettiamo anche che poi avremo anche le votazioni e quindi di nuovo un altro intervento di questo genere, cioè credo veramente che sotto il profilo anche della scuola si sia veramente lasciato andare. Come amministratori, cos'è che vi è pesato di più? Nel senso che sicuramente un super lavoro... anche perché più responsabilità da parte anche del governo affidate a tutti gli amministratori e sindaci, cos'è che vi è pesato di più in questo momento? La mancanza di certezza delle cose che ci venivano date e anche la tempistica, perché chiaramente non è rispettoso per tutti quanti noi che le comunicazioni arrivano di sera tardi piuttosto che delle circolari che arrivano con criticità importanti sulle quali dobbiamo andare ad intervenire, dobbiamo chiaramente prendere delle decisioni e arrivano con questa tempistica. Questo non è rispettoso nel ruolo che ognuno di noi rappresenta per i propri cittadini, anche perché chiaramente il primo input per il cittadino è il sindaco e quindi è l'amministrazione. E questi famosi banchi? Vorremmo proprio vedere quello che sarà sotto questo profilo l'intervento da farsi. Ripeto, la cosa importante è chiaramente soprattutto il personale insegnante. Se pensiamo anche di distanziare i ragazzi, se pensiamo a questo, chiaramente proviamo a pensare cosa possono anche percepire sotto questo profilo ragazzi che vengono spostati chiaramente verso il fondo dell'aula. Quindi chiaramente abbiamo anche bisogno di rapportarci chiaramente con i nostri dirigenti scolastici, ma che vengano date delle tranquillità a loro rispetto al personale che ci deve essere. Ecco, insomma, tamponi che continueranno ovviamente anche nei prossimi mesi, ovviamente. E chiaramente un impegno importante dei servizi della nostra azienda sanitaria, perché esatto, non dimentichiamo quello che è il servizio del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, quello che è stato la collaborazione che anche adesso continua ad esserci con noi sindaci rispetto anche a tutti quegli elenchi che ci vanno a individuare anche i contatti dei casi, proprio perché sono quelli che, come si diceva prima, magari è il primo tampone negativo, ma comunque i 14 giorni è comunque un secondo tampone. Quindi certo, il lavoro che l'assistente sanitaria e tutta la struttura ha fatto del Dipartimento di Prevenzione rispetto a questo.
non da meno tutta quell'attività di aiuto alle nostre aziende che è stata data da parte del Dipartimento di Prevenzione anche per gli accorgimenti igienico-sanitari per quello che riguarda anche la parte della ristorazione. Siamo arrivati alla fine, se non sbaglio, visto lampeggiare, quindi la pubblicità, dovremmo insomma essere alla termine di questa diretta. Intanto ringrazio Paolo Roma, sicuramente sarà un mese non facile quello di settembre per gli amministratori, ma un po' per tutti, insomma una ripresa che si spera continui nel migliore dei modi, si spera che questi focolai vengano insomma circoscritti e chiusi insomma e non ci siano grossi focolai per settembre, insomma, anche perché ulteriori insomma provvedimenti o chiusure sicuramente sarebbero difficili, deleterie poi per tutti. Ringrazio Paola Roma per essere stata con noi, insomma, per averci spiegato anche queste novità, queste notizie. Siamo arrivati al termine, quindi non mi rimane che chiudere questa diretta. Grazie intanto davvero per averci seguito e buona giornata.